Poi non mi ricordo che cazzo è l'ultima volta. Ma? Ah, nel cuscino. Non me lo ricordavo, lo ammetto. Ahmed, poi mi dici... Oddio, oddio, calma. Ok. Beh. Ahmed, poi mi dici qual è la più divertente. Grazie, Pat, Creepy 2 anni! Creepy ha appena preso la Void Staff e sta andando al Drake. Ricordo alla chat che chi spoilera è un povero. Subbatevi al miglior streamer di Twitch, mi raccomando. Grazie, Pat. Ogni tanto ci sta a ricordare che dovete abbonarvi a questo canale, se no siete dei poveracci. Lo dice Zaptus qua nel pericolo. Oh oh, va bene. Ma tutte the by Pokémon, by Game Freak. Ahmed, poi voglio sapere qual è la più divertente quando ci sarà la pausa in cui vado a pisciare. Statico, ma io... Allora, calma. Dovrei fare forse... Ah! Ok, devo finire in testa questa qui in qualche modo. Ok, forse passando da qui? Ho capito. Voilà. Poi qui... Qui! Cazzo, c'è un combattimento... come faccio ad andare lì? Devo passare per forza da qui. Ecco. Easy. Ok. Sopra, destra... Ma dici un Nummel quando viene spaventato? Ah, Nummel aspettava. Oh, battute di qualità! Ecco qua. Battute di qualità, ragazzi. Così vi voglio. Battute di qualità. Dai, non confonderti subito. Vabbè, no, no. Si sarebbe confuso prima. È certo, Luigi, che sono obbligato a dirglielo, sai, perché devo climare la sfida. È certo che sì. Ecco qua. C'è un bel fulmine qua. Più battute per Ahmed! Presto, cosa aspettate? Starmi. Tic. Fate ridere Ahmed, che cazzo. Dai, Quazzo, non livellarmi adesso. No, non lo voglio, iperraggio! Ok, adesso parlo con Mago del Quiz e chiudo la sfida. Oh yes! Giova, claimo la quizzoteca. Ovvio. Palese. Tra l'altro la conosci anche meglio di me, quindi ovviamente ho finito adesso il secondo e GG. In che senso è finito il secondo? Scusami, il penultimo. Ah, ok. Mancava l'ultimo. No, questa ho provato a togliertela, sennò non recupero più. Certo. Era un nice try, però... Potevi leggermi negli occhi e andare a fare qualcos'altro. Ho una domanda. Sì? Tu le sapevi a memoria le risposte dei quiz o le hai trollate anche tu? Ti prego, dimmi che le hai trollate anche tu. In realtà, allora, diciamo, le ho indovinate tutte. A me, allora, quella, l'unica su cui ho deciso era quante bambine ci sono lì nella scuola allenatori.
E che non so se ti io avrò sbagliato domanda. Almeno 5 volte qua. No, quasi no, no. Proprio... Lì... Ma io in tutto questo non sono andato a prendere il... Mamma mia, non sono andato a prendere la roba. Qua se non fosse, se non avessi trollato i quiz, forse te la toglievo davvero. Però qui è... Qui sei tu che hai giustamente la conoscenza sì. del gioco superiore. Sì, sì, sì. L'unica mandata bene. Vabbè che ho salvato prima, quindi in caso ci sarebbe stato reset, però... Sì, ma io chiesto... no, perché non ricordavo fossero così stronza. Io mi ricordo benissimo, le ultime due ti chiede delle cose completamente a cazzo. Ti chiede tipo, in quella stanza ci sono più uomini o più donne? Cioè, magari è una stanza dove non sei mai entrato, capito? Soprattutto però... in una speedrun. Esatto. L'ultima invece mi ha chiesto quante case ci sono, quante case sugli alberi ci sono a Forestopoli. Considera che quella la sapevo. Ah, ok, che sono 6. Oltretutto. Considera che quella è vabbè, GG. Va bene, GG, non è ancora finita. Provo a fare del mio meglio. Allora. Ci sono cose che si possono fare adesso. E le andremo a fare. Ma è caduto un palazzo spec. Va bene, divertentissimo. Però, raga, non posso. Mi dispiace, ma dobbiamo continuare il tryhard adesso, eh. A quanto siamo? 10 a 7? È veramente quel momento? Aspetta, magari. È quel momento in cui siamo 10 a 7, ragazzi. Una banana e cade e si sbuccia, bello. No spas, no, un altro piano. Bello. Bello questo. Oh, piangolo, piangolo, guarda, guarda, piangolo, guarda. Umbertone per gli amici. Guardo perché mi rispondi. Oh! Grazie, Bendy Brox, per il Prime. Benvenuto. Benvenuto, Bendy Brox. Ok. Allora. Questa diamo a Umbertone. Ah beh, giustamente. Dovrei metterli in squadra prima. Dov'è? Qua. Esatto, Garassia, grazie Sonic Boom per il Prime! Benvenuto. Benvenuto, bello. Ma sono un figlio di puttana. Con che cattiveria, ragazzi. Ok. Ok, Umbertone. Molto bene. Poi diamo questo a Swampert. Baccaliege Umbertone. Oh, facciamo così, dai. Fa quel che si può. Vai, e si prova, ragazzi. Se arriva un Pokémon volante, ragazzi, è finita. Raga, non me ne frega un cazzo del calcio. Basta con ste squadre. Non me ne frega niente della Juve e del calcio. Secondo me lui va da Nospas adesso. Non dite. Se qualcuno mi dice cosa sta facendo, viene laserato in chat ad una velocità. Alla velocità della luce proprio. Ecco qua. Cosa sta facendo? Resti laserato anche te, guarda. Ok, arriviamo, ok. Porco. Mamma mia, Riyama, let's go. Bravo!
Ha iniziato a ruggire Shroomish. Bene, penso un po'. Ok. Vabbè, Ariyama, non è sempre domenica. Lo so. Questo è brutto. Ok, Ariyama, ok. Mamma, che scelta che è stato. Umbertone! Non ha mosse fortissime, non ha manco una mossa lotta, oltretutto. Minchia, già parte anche un scudo acido qua, molto male. No, devi usare il terremoto, Swampert. Vabbè, ma qua è resetto, ragazzi. Ma che cazzo è? Ma di che stiamo parlando? Ok. Non gli faccio tantissimo danno. Mamma mia, Swelot. Che malattia venerea che è sto Pokémon. Però anche c'è anche Joe, voglio dire come lo batte Swelot, che non è scontato, eh. Basta repararsi seme, Breloom, se no non lo tiriamo giù neanche pregando. Bravo, Breloom, ti amo, madonna! Che cazzo di Pokémon che sei, che cazzo di Pokémon. Vabbè, succhia Melma, almeno lo tiriamo giù in un modo o nell'altro. Vero che c'ha Melma questo qua. Va bene, raga, sti cazzi, almeno lo tiriamo giù. Importante è quello. Importante è quello. Sacrifichiamo Breloom. È comunque servito. Questo qua ha più 6 difese, difesa speciale. Cioè, ciao. Siamo fatti apposta per rompere i coglioni a chi cazzo sta speedrunnando. Grazie Sonic Boom, non sono ringraziato Sonic Boom, gentilissimo comunque per il sub, eh. Eh sì. Minchia, che cazzo di sfiga, ma sono tutti sti cazzo di Pokémon erba. C'è una debolezza, Swampert, tipo Pokémon erba c'ha solo quello. Oh, cacci un for. Oh, che culo, meno male. Vabbè. Grazie Lagkun, grazie il sub, bello. Grazie mille, bro. Madonna, giorno di sole, ma come lo tiro giù? Come lo tiro giù sto coso? Per favore, Swampert, fai un'altra forza, fai terremoto. Non sub, please. Cioè, pure giorno di sole. Sembra letteralmente fatto apposta per rallentarmi, vi giuro. Ok. Ok, dai, Swampert. Tanto qualsiasi cosa tu tiri lo ammazza. Basta che tiri qualcosa, perché hai 4 mosse di danno. Ecco. Molto bene. Aveva riscelto terremoto. Era anche un'ottima scelta, peccato. Ok. Rincasato. Ok. Lugkun, martedì non c'è Pandora. Oggi c'è una mega sfida con Giova e spettacolare. Spokon Smeraldo. Illumise. Che cazzo, però. Molto male anche questo, in realtà. Va bene, quanti ne vince? 13 sfide. Sono il verde, come se non si fosse capito. E ne devo vincere 13. Sono siamo 10 a 7. Il problema è che su alcune sfide lui è sicuramente più avanti di me. Potrebbe recuperarmi. Siamo di nuovo a questa... Minchia, raga, l'avessi fatta la prima volta era già finita la sfida. Considerando che che ho perso all'ultimo, non ci avrei neanche messo tanto tempo. Cioè, sarebbe... Oddio, però qualcosina forse cambiava, Sarebbe cambiato un po' la storia, sicuramente. Va bene lo stesso, ragazzi, va bene lo stesso. Dai, Swampertone, sei il verde o al verde? È dura che Fierix sia al verde, Che cazzo. Benissimo. Vai, Swampert, terremotalo. No. Non è al massimo, capisco. Ecco, paralizzato. Mannaggia, chi so io. Beh, meglio che avvelenato, forse, dipende. Ecco, non è al massimo a potenza. Mi sta andando male con i Pokémon, oltretutto, perché con gli altri due non posso killarlo se Viper. Cioè, o meglio, me li distrugge. Dai, un terremoto, Swampert. Vabbè, meglio che niente.
Oh cazzo. Signor Sam, ma vincere le sfide, queste 25 che abbiamo sotto, a cosa serve fare queste lotte? Non è che stiamo facendo robe inutili, serve per vincere le sfide del che ci siamo predisposti. Ok, Swampert, meglio tardi che mai. Dividi questa sfida, Angus. Dividi questa sfida. Un altro Nuzleaf, io non ci credo. Io non ci voglio credere. E mi mette il sole. Un altro Nuzleaf e mi mette il sole. No, vabbè, ragazzi, è incredibile sta cosa. Mister Salatino, è molto lungo da spiegare. Diciamo che il Pokémon sceglie la mossa che vuole scegliere, ecco, per farla semplice. Sceglie la mossa che vuole scegliere il Pokémon, non siamo noi a decidere. Se non vuole usare nulla o se vuole usare una mossa che non abbiamo, ci dice che non è al massimo. Confuso, paralizzato, attacca lite. Cioè, ma come cazzo si fa? Bevo che è meglio, bevo per dimenticare. Io mi butto dalla finestra, ragazzi. Mi butto dalla finestra. Ma solo giorni, solo attaccalite questo, non ha niente. Ma che cazzo è? Quello è vodka, magari. Oh, madonna, va, forse è andata meglio così. È che non ho della cazzo di coverage qua, però. Che cazzo. Poi Riamma non ha mosse tipo lotta, ma come cazzo si fa? Non ci ho pensato di andare a prendere breccia. Anche furto, e vabbè. Affinché usa forza va benissimo, comunque i danni li fa. E vai con giorno di sole. Ok, Riamma, bravo. Ultima sfida, forza e coraggio. Forza e coraggio. Tentacool. Molto bene, dai. Terremoto e lo facciamo sparire nel nulla questo. Vabbè, amen. Ci abbiamo provato. Io, ragazzi... Ah, allora ogni tanto anche loro non attaccano, meno male. Dai, Swampert, basta con sto cazzo di surf! Dai, va bene anche forza, non usargli surf però. Dio, Cristo, Madonna. Oh, Gesù. Sì, ma a me la confusione mi apre il buco del culo, ma che è? Ho meno 4 di difesa, devo cambiare Pokémon qua. Non capisco. Oddio, Breloom non è stata la scelta migliore. Però vabbè. Io non ho parole. Io non ho parole. Cioè, ma io... Ma che cazzo di moveset sono? Ma che è sta roba? Stordiraggio, stridio e attrazione su Tentacool. Ma che è? Oh, Gesù, Ariama, grazie. È certo che rimane con un HP! Ma quanto sei confuso! Perché i miei Pokémon hanno 50.000 turni di confusione? Basta! Salve, deve arare il suo avversario Hypetune, Hypetune. Ok, dai. Eh sì, Ariama, buonanotte. Sì, ma c'hanno solo Pokémon che cantano i miei, ma non c'hanno un cazzo di Pokémon, Dio Madonna, di tipo terra, di tipo fuoco, che li disintegro con Swampert. E vabbè, raga, è finita. Cioè, mi ammazza Pei, io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Fagli Parassisseme, Breloom, fagli immediatamente Parassisseme. Dai, ma è scriptato. Perché lui mi attacca sempre con attacco d'ala, poi? Perché? No, io non voglio perdere. È l'ultimo Pokémon, Pelipper. È impossibile. Ma è uno scam incredibile sto tendone, ragazzi.
Guarda, io non attacco lì. Boom, attacco da. Easy. Easy. Attacco dalla come se piovesse, ragazzi. Come se piovesse. Attacco dalla. Come se piovesse. Io non attacco e lui attacco dalla. Ok? Ecco. Ma può non attaccare lui per... Ma cos'è? Cioè, beh, è scriptatissimo. Dai, Swampert. Oddio, sì. Oddio, dimmi che ho chiuso. Ah no, ce n'è un altro, cazzo. Io... È un macho, Swampert. È imbarazzante, raga, sta cosa. È imbarazzante. Siamo tornati ai tempi del parcolot. Tornati ai tempi del parcolot, ragazzi. Quanto tempo buttato nel cesso, io non ho parole. Poi all'ultimo. Ma io voglio capire una cosa, perché i Pokémon loro attaccano sempre, i miei un turno di due non attaccano? Non ha senso sta cosa. È una roba imbarazzante. Ma poi hanno solo Pokémon che mi counterano! Ma che cazzo! Ma è incredibile sta cosa! Ho due Pokémon deboli al volante e c'hanno un Pokémon volante! Ho tutti i Pokémon deboli al veleno e c'hanno i tipo veleno! Ma che cazzo è? No, oh, è incredibile, ragazzi! Cioè loro attacco dalla come se piovesse, così proprio, come se piovesse. Attacco dalla come se cazzo piovesse, porca puttana. Grazie Pentolante per il resub, bentornato. C'è qualcosa che non quadra, ma che cazzo è? Ciao Emix, lo so Emix, ho capito che attaccano in base alla natura. È ovvio, però, cioè... Il fatto è che sembra quasi che sia scriptato che... Cioè, scusatemi, quel Pelipper di prima ha hitato 5 attacco dalla di fila. Cioè, io non so che moveset abbia, non è per carità, però dai. Cioè, ma Pobby sarà ogni tanto qualcosa. Ma poi non c'hanno un Pokémon fuoco che sia uno. C'hanno solo Pokémon che faccio fatica a tirar giù. E boh. Pokémon erba, Pokémon volanti, Pokémon acqua, cioè. Sembra che siano fatti apposta per counterarmi. Usa sub questo. No, non funziona con la friendship. E c'ho il scudo. Vabbè, se mi fai un parassisseme o un mega assorbimento lo tirano giù. Ok. Buono. Tentacool. O Swampert c'ha terremoto che se glielo tirasse ci risparmierebbe veramente tanto tanto tempo. Oh, per una volta che non attacca, grazie. Cioè, certo ragazzi, eccolo lì. Mix, potevo dire la stessa identica cosa. Go, 4 mesi. Stavo lì a perdere un quarto d'ora. Stavo lì a perdere mezz'ora da Nospas. Potevo dire, cazzo, avrei potuto ci fare la sfida. Ci vediamo a un prossimo video. Sì, vabbè, Roar, ragazzi, dai. Grotti. C'è qualcosa che non quadra in sta sfida. Cioè, è scriptatissima. Grazie, Check, per i 4 mesi. Grazie anche, Vicky, per il Prime.
Tier 1. Ma Brellum non è un problema. Però sono è che non attaccano i miei Pokémon. Ho una caramella rara, cosa la uso a fare? Portare Brellum dal 33 al 34? Cioè prima ci sono andato... Ragazzi, è inutile stare lì, Prima ci sono andato un colpo, bastava un terremoto su Macho e avevo vinto alla fine. O un surf, che c'avevo anche acqua aiuto. Invece no, non ha attaccato. Cioè non è che sono tanti plan da fare. Posso catturare altri Pokémon? Qui posso prendere un Lyron al 38/40? Ma poi sono sempre gli stessi allenatori. Ma hanno solo questo. Allora devo cambiare Pokémon per forza. Oh no, attacco Dalle è ripartito. È impossibile sta sfida. È impossibile, ragazzi. Medicham, ma non vedi che c'hanno soltanto degli uccelli? Che faccio con Medicham? Perché lo shottano. Cazzo, è vero che... Devo prendere Latios, cazzo. Non ci avevo pensato, Nuke Duck, sei un genio. Io volevo... Cioè, volevo lasciarmela per ultima per un motivo logico, però... È vero che si può usare nei tendoni Latios. Avevo dato per scontato che non si potesse. Porca puttana, in 20 prende... vabbè, almeno dimostra che non... Animo ce l'ha dura. Ma tanto ormai ho trovato... Già sfidato il mondo. Salve. Ok, allora. Facciamo così, andiamo in un posto più facile per ritrovarlo. Grazie Riccard, grazie mille caro Riccardo, bellissimo. Ah, bello. Vabbè, però prima, fatto sta che prima ce la sto facendo punto, quindi potete dire quel che volete, ma... Perché che colore è? Mo, fammi leggere qua sotto. Ah, è rosso. Vedi, c'è scritto. Ok. Ok. Tranquillo Raffix, non sei il primo che non legge, te lo assicuro. Allora, cosa sto facendo per le tre persone che non lo sanno? Latios e Latias girovagano per Hoenn, ok? Loro girovagano. E ogni volta che si cambia percorso, cambiano percorso anche loro, ok? Però, come fare a risparmiare tempo? Si utilizza il repellente. Il repellente non ti permette di trovare Pokémon selvatici di un livello minore del Pokémon che hai all'inizio della squadra, ok? Quindi, se noi mettiamo come primo della squadra un Pokémon che sia di livello più alto di quelli selvatici, ma più basso di Latios, l'unico Pokémon che potremo trovare con il repellente attivo sarà Latios. Molto semplice. Ho messo Brellum che è al 33. Di conseguenza non troveremo Pokémon più bassi del livello 33. Non è facilissimo, non è che ti arriva subito, perché comunque è tutta RNG, tu Latios non sai dov'è. Quindi si prova un po'. Appurato che non c'è, si resetta il percorso e via così. Quanta percentuale ha? Non ha una percentuale. Cioè, lui si sposta a cazzo nei percorsi. Nel momento in cui è nel tuo percorso lo trovi subito, come primo Pokémon proprio. Quindi se non lo trovi perché non è qua nel percorso, quindi devi resettare il percorso facendo così. Giù, resetti e torni. Non abbiamo più repellenti. Dopo che lo incontri la prima volta, sì, però noi la prima volta già lo catturiamo. Allora, Latios ti appare nel... Non nel Pokénav, nel Pokédex.
Oh, mi ricordo se avevo già usato il repellente, sì. Ok. Sonia. Casform! Ok. E quindi niente, si cerca. E si cerca. Off Yasuo, non... Sono le classiche leggende metropolitane. Come, cosa vuol dire quella bici non andà? Cos'è? Non puoi trovare i Pokémon se sei in bici, dai. Assicuro che è una stronzata. Come la storia dei 100 lanci dei razzi, come batti la Lega Pokémon 100 volte. Sono quelle cazzate che saltano fuori da non si sa chi e via. Ho scelto Latios. Giusto perché... Non che sia più forte di Latias, semplicemente Latios ha più attacco speciale e Latias ha più difesa speciale. Però preferisco Latios perché, partendo dal presupposto che lo puoi fare sweeper, gli sweeper uccidono i nemici più veloci, basta, fine. Non che sia meglio avere uno sweeper piuttosto che un bulky, eh. No, Rayquaza non si può usare nei tendoni. Gli Uber non si usano, gli Uber sono tutti, diciamo, i leggendari principali, ecco. Poi Rayquaza, Mewtwo, Mew, Celebi, Zacian e Zamazenta, quelli lì sono gli Uber, Groudon, Kyogre. Mentre gli altri, tipo i cani leggendari, uccelli leggendari, Latios, Latias, i Regi, li puoi usare. Provare a cambiare percorso, cosa cambia? Non è che lui non ci vuole venire perché ci sono io, non è così che funziona. È tutto RNG. Può scegliere di venire qua come può scegliere di non venire, fine. È tutto RNG. Quanti corsi ci stanno? 20... No, ci 30 qualcosa. Al prossimo video. Roar, Tigrotti. Grazie, Marmotta. Ok, stavolta è Nob che mi chiama, molto bene. Grazie per la chiamata. Non c'è modo di capire con i cani in Soul Silver, ma il fatto che in Soul Silver ti danno già... Te li danno già come avvistati, quindi tu puoi checkarli nel Pokédex, se non sbaglio. Dico bene, che... perché non l'ho giocato molto il remake di seconda. Se non sbaglio, tu puoi checkare il Pokédex per vedere dove sono. Anche surfando, sì, Denici, sì, anche surfando. Però in genere con la bici fai prima. Ecco, sì, li vedi sulla mappa, ecco. Latios e Latias li vedi sulla mappa dopo la prima volta che li incontri, capito? Quindi li vedi la prima volta e se non li catturi, da quel momento in poi li trovi. È molto semplice. Però la prima volta devi trovarli, il modo più veloce per trovarli è questo. Soltanto che è tutto RNG, capito? L'obiettivo che sto cercando di fare è di catturare Latios o Latias. Volevo farmi questa sfida più che altro perché... Perché poi volevo fare anche il tendone. E mettermi un po' avanti, diciamo. In realtà l'avrei voluta tenere per ultima sta sfida, però... Anzi, lasciamo un altro paio di volte e poi basta. Non devi parlare con la TV? Ho già fatto tutto. Anzi, ho un'idea migliore. Cosa stai facendo? Ho spiegato un secondo fa. Non importa. Non importa, tranquillo.
La marmotta progressista Cirdix 100, Weyla, sono riuscito ad incontrarti al Games Week sabato. Ero tutto con l'armatura e una spada enorme con il fammo, ciao e spero di rivederti. Grazie marmottona, grazie mille bro. Sono molto con... Non ci credo. Quanti Pokémon ha sto stronzo? Vabbè. Sì, Thomas, l'ho già fatto. Certo che la... non è che devi... puoi farlo. Te lo proprio... Il gioco ti obbliga post lega a parlare con la madre a scegliere. Quindi stai tranquillo. Cioè, proprio non puoi skipparla quella parte. Vai sul sicuro. Cioè, non è una parte che puoi skippare. Il parlare con la madre e scegliere Latios o Latias. Quindi... Ma il percorso a cenere non è così veloce a resettare il percorso. È quello il fatto. Oh sì, che bello. Un'altra persona che può chiamarmi da un momento all'altro. Là sopra non ci vado. Cazzo è questo? Vabbè. Allora, ci siamo. Che mi sa che non ho insegnato spaccaroccia qua, perché ho dato via quello che era spaccaroccia, vero? Sì. No, Filesang, ti assicuro che non serve a nulla la bici da carrozza, assolutamente no. Infatti serve spaccaroccia. No, Nuke Duck, fidati, perché poi devo andare senza repellente. Ho repellente attivo, sì, però non so se funziona anche con le rocce che spacchi, sapete? Non me lo ricordo mai, sto dettaglio. Ho i fieri, ma sei gay. Dipende quali giorni. Nei festivi, esatto. Ok, sì, forse non me li trova, eh. Togliamo il repellente, allora. Che regalo ti fai per Natale? Ma io i regali me li faccio quando voglio. Benvenuto Cirdix 100, sono appena tornato e Fieric sta dominando. Non avevo alcun dubbio Fieric Power. Grande Benito, come stai? Bello. Che hai fatto? Se si può chiedere. Missione è, devo catturare Nospas. Nospas si ottiene rompendo le rocce. Rompendo le rocce hai il 10% di possibilità di incontrare un Pokémon. E una volta che lo incontri hai il 30% di possibilità che sia Nospas. Secondo me Giova o sta anche lui provando a fare delle catture, oppure, non ditelo se qualcuno dice in chat, viene laserato, o sta cercando di fare qualche cattura o sta facendo i passi della cenere. Secondo me. Ebbene. È un altro streamer? Sì, siamo anche in squad stream. Sta cercando la verità per Giulia Geo. Attenzione! Ma basta! Ma basta! Chat, spam di Bocelli! Minchia, che culo questa streak. Che culo cheat. L'ho detto, raga, che culo. Vabbè. Solo in questa grotta si trova Nospas, solo qui. Quindi è il 3%, di base sì.
Non so se Latios può trovarsi nella grotta. Penso che Latios nelle grotte no. Lì no. Non lo so, sarò onesto. Non ho mai cercato Latios in una grotta, però non penso. Quelli che scappano. Sentieni chi spoilera, sì, Ahmed. Però c'è, ripeto... vabbè, questo... Nice try, by the way. Boh, lo butto, giusto perché... Comunque le 5... Oppure sta facendo il Pokerix, molto probabile. Lui è più avanti. Quindi, insomma... Iniziamo a catturarci qualche Pokémon così per puzza, non è male. Poi però bisogna... Bisogna resettare la stanza qua. Vuol dire che Joe sta sfasando. Sì, non è un grande spoiler questo. Diciamo che un po' ce l'aspettavamo. Prosciutto, mortadella, prosciutto. A me la mortadella, ragazzi, mi spiace. Ho detto, ah, fieri da Bologna. A me non piace la mortadella. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace. Stockpile, io non credo proprio sia fisicamente possibile. Non è stato codificato Latios per spawnare dentro le rocce. Ci hai messo Luigi, hai il 2% di encounter sopra in cima al Monte Pira. 2% di trovarlo. Io l'ho trovato al terzo Pokémon e infatti Giova è impazzito per quello. Cotto, crudo, prosciutto. E io non sono un amante del prosciutto. Diciamo che lo mangio più che altro perché per variare il mio, come si dice, le mie entrate proteiche, ecco. Diciamo per variare le mie entrate proteiche. Zubat mi manca, mi sa, sì. Master Ball su Nospas. È molto divertente. Comunque di base non ho una gran... Diciamo che preferisco il crudo, ecco. Anche se c'è una cosa, ragazzi, ve lo dico e non mi pagano per dirlo, penso sia abbastanza logico. Ragazzi, provatelo, provare per credere, il prosciutto arrosto di Cipressi in Chianti, provatelo. Io non sapevo neanche cosa fosse il prosciutto arrosto, se devo essere sincero non ne ho idea neanche adesso, è tipo prosciutto cotto. Provate il prosciutto arrosto di Cipressi in Chianti. Lo si trova tranquillamente alla Coop, piuttosto che magari il prosciutto cotto. Provate, provare per credere. Mai sentito. Ma... Cioè, io quando l'ho visto non avevo neanche idea cosa fosse il prosciutto arrosto. Cioè, di base, ragazzi, è praticamente prosciutto cotto. È un po' diverso, però. Provare per credere. Guess who's back! Guess who's back. Buonissimo, confermo. Io infatti, cioè, il prosciutto cotto non lo mangio mai. Se devo farmi tipo una piadina così, prosciutto arrosto tutta la vita. Provare, ragazzi, provare. Ok. No, stasera, Lorenzo, stasera, ragazzi, non c'è la live. Questa live tira dritto fino a sera. Perché sono tutti pazzi per Zablai, per il casino... Cioè, se parli della mia chat, è per il casino che è successo con Zablai nella prima live, e lasciamo stare. Mi ha fatto sprecare tutte le Pokéball, Megaball possibili, un sacco di tempo non l'ho catturato. Se invece parli di qualcun altro, non ho la minima idea, Zablai. È però un bel Pokémon, Zablai. Con gli zaffiri al posto degli occhi... Poi molto particolare, perché dovete pensare che è stato il primissimo Pokémon in assoluto a non avere nessuna debolezza. Dopodiché hanno fatto Spiritomb e dopodiché non ne sono più esistiti perché hanno introdotto il tipo folletto. Però di base è stato il primissimo Pokémon a non avere nessuna debolezza.
non ha nessuna debolezza e ha 3 immunità. Era tanta tanta roba come Pokémon, anche se le sue stats facevano abbastanza pena, capito? Esatto, Luigi. Non ho shiny qua, no, non li ho catturati. Secondo me il folletto l'hanno reso troppo forte. Il tipo folletto. Electros, non so come funziona Electros. Oh! Sagittaro! Chiellini è lui! Chiellini! Chiellini! Cattura di Nospas! O per gli amici Chiellini. Ho da farti una domanda importante. Sì. Il repellente influisce su Nospas? Non lo sa nessuno. Nel dubbio non li ho usati. Perché io non l'ho trovato, quindi influisce sicuro. Io non sapendolo ho pensato di avere sfiga. Io non lo so, ma neanche io lo sapevo. Infatti di base non ci ho neanche provato a... Non l'ho neanche usato. Io sì, perché mi sono detto guadagno spostandomi da una roccia all'altra. Cosa hai fatto? Hai soft resettato ogni roccia? O soft resetti, oppure resetti la stanza uscendo e rientrando. Sì, comunque di base sì, esattamente ciò che ho fatto. Ok. Cioè puoi fare entrambi. Io ne ho approfittato, ho catturato anche altri Pokémon. Hai fatto bene, è una roba che sto facendo anch'io. Dios. Piglia mosca. Ecco. Ovviamente. L'ho anche rinominato Chiellini. Giusto per flexarmi il fatto che c'hai tempo da buttar via. Ma più che altro sta chiacchierando, quindi... L'ho nominato Chiellini, ecco qua. Va bene. Chiellini bene. Fatto, a dopo, Giova. Dai. Deve iniziare a spaventarsi adesso. Ora sì che deve iniziare a spaventarsi. Ora sì che deve iniziare veramente a spaventarsi. Anzi no, fammi andare a comprare dei super repellenti che qua... Se no ci stiamo 60 anni. Tanto abbiamo tempo, andiamo a fare shopping. Mamma mia. E ora si punta Latios Latias, ovviamente. Ora si punta a Latios e Latias. Ora si punta... Cioè, Latios e Latios. Latios, punto. Non è che ce ne sono altri. Toh, così va bene. Anzi, toh, flexiamo, abbiamo i soldi. Ok. Non c'era la fune di fuga lì, vero? Ok, ce l'abbiamo fatta. Dice gli scambi, Bronze. No, io voglio puntare a Latios e provare sta cazzo di gara di Mentania. Anche perché poi ho vinto, cioè. Ok. Ma mi piace come posto qua. È iniziato 3 ore fa? No, sono 3 ore più le 6 dell'altro giorno. 5:30. Purtroppo non abbiamo resettato i time. Cioè, abbiamo resettato i time. Ho resettato il timer. O meglio, non è che l'ho resettato. Non è che l'ho resettato il timer. Diciamo che non sapevo come ripristinare quello vecchio perché live split non lo so usare. Ok. No, ma che la sedia, ragazzi? La sedia è da deboli. Comunque sì, mi hanno detto che ci sto troppo tempo nelle erbe alte, ci hanno ragione. Tanto se non esce così non c'è punto. Lusciuto rosso che intendi è praticamente la porchetta o sbaglio? Allora, io non me ne intendo di salumeria, ok? Quindi non so dirvi se è simile alla porchetta o no. Cioè, di base sì, ci assomiglia, però... Cioè... E ti piace più si chiama prosciutto arrosto. Cercatelo su Google, non so cosa dire. Prosciutto arrosto di cipressi in Chianti, fine. Grazie Crusadia per il Prime. Benvenuto, benvenuta, benvenuta, penso. Benvenut. Cercato mi sembra la stessa cosa. Vabbè, ragazzi. Ma penso che la porchetta sia
più grassa del, di quello lì, eh. Comunque che flex, ragazzi, noi siamo qua a parlare del, del prosciutto per farvi capire quanto cazzo lo stiamo distruggendo. Siamo qua a parlare del prosciutto, ragazzi. Latios è il 40, lo si trova. Per quello sto usando i repellenti, c'ho davanti al team un Pokémon al 33, così essendo livello più basso del 40, il repellente non avrà effetto soltanto sui Pokémon di livello più alto. Che palle però. Salta al posto di fare avanti. In che senso salta? Ah, dici con la bici da cross? Vabbè, ma perché? Tanto i repellenti li ho, non devo andare a risparmio. Qui sì, ci vuole molto meno. Parto un re nei repellenti. Vabbè, ma a me cosa me ne frega? Skelzor non si trova sul Pokédex. Finché non lo vedi la prima volta non ti appare sul Pokédex. Fidatevi, so che... cioè, e si fa così, ragazzi. È solo questione di culo. Latios sta girando, ma non sappiamo dove. Ok? Basta l'Ultra Ball. Ho la Master Ball, Johnny. Per quello che non bisogna usare la Master Ball su Rayquaza. A meno che tu non stia speedrunnando, che vabbè, a quel punto lì, un altro discorso. Se non c'è qualche sfida in atto e stai facendo la tua run per conto tuo, sei un debole se usi la Master Ball su Rayquaza. Perché sei nel 110? Perché in questo qua è comodo, vedi? Fai un po' avanti e indietro, poi vai giù e lo resetti subito. Tic. Capito? Così. Cioè, tipo nel percorso di come si dice, di Brunifoglia che è sopra, uno dice, vabbè, poi lo fai perché prendi la cena. A parte che, è fidatevi, è pochissimo. Non sai ogni quanto cambia percorso? Sì, Nipe, ogni volta che resetto il percorso... Tipo, adesso sono percorso 110, vedete? Io faccio così, boom, si è spostato. Torno su, boom, si è spostato di nuovo. Così funziona, fine. Boom, spostato, spostato. Così funziona. Big deal, ho volato per venire fino a qua, quindi. Poi quando voli lui si sposta. Boom, spostato. Guardatevi, è soltanto palloso, ragazzi. È soltanto palloso. Ecco, resettato. Tutte le volte che vedete in alto a sinistra che c'è scritto il percorso in cui siete, vuol dire che avete cambiato. Vedete? Se il Cepoli, boom, percorso, ha cambiato. Così funziona. Non è che vai a pescare come è scritto nei tag? Dai, dopo che abbiamo, quando abbiamo finito le sfide andiamo a pescare un po'. Okay. Luci spugli verso nei percorsi diversi? Sì, però c'è poca differenza in realtà. Ho capito cosa intendi, ho capito cosa intendi. Però tanto il discorso è lo stesso, cioè fidati, non fa differenza. Andiamo avanti così, prima o poi lo si trova. Non abbiamo neanche fretta, oltretutto. Vi dico che sulla mia cartuccia ci ho messo molto meno tempo. Però vabbè. Fu così che Creepy lo trova casualmente. Ma tanto la sua fatica non è trovarlo, la sua fatica è catturarlo, ragazzi. Lui non c'ha la Master Ball. Quindi dovrebbe prendere tipo un Trapinch con Trappo Arena e poi tenere Trapinch, perché nel momento in cui lui muore fanno ciao ciao come i Teletubbies, se ne va. Quindi... cioè, per lui è difficilissimo. Ecco qua. Questa canzoncina mi fa esplodere il cervello. Vabbè, ragazzi, ma... vi ricordate quando la scorsa live abbiamo chiuso l'uovo di Wynaut?
Però che schifo. Lui la Master Ball l'ha usata più. Cioè, l'ha usata per i quads. Beh, sì, allora farò finta che non. Che non me l'ha spoilerato tutta la chat, che li avrei voluti accoppare tutti. Però di base io ho catturato Rayquaza. Ok? 2 secondi dopo lui ha tirato dritto. Davo per scontato. Cioè, avresti- uno può anche dare per scontato e dici: o l'ha catturato subito dopo di me con la Ultra Ball per puro culo, oppure ha per forza usato la Master. Quindi uno ci arrivava tranquillamente. Salve. Okay. In ogni caso non avrebbe cambiato. Cioè, che lui l'abbia catturato con la Master o no, io avrei lasciato la Lega a prescindere. Anzi, ho fatto pure una cazzata, che ho dato quel condiviso d'esperienza a Maitiena, a Pucena, per farlo evolvere. Che ho detto, beh, già che batto la Lega, mi farmo un po' di Pokédex facendo evolvere Pucena. Cioè, raga, stavo per perdere per quella stronzata, perché mi ha fatto perdere... Boh, mi avrà fatto perdere 30 secondi buoni. Cioè, non so se vi rendete conto, ma lasciamo stare. Avrei rosicato un sacco, mi sarei maledetto completamente. Mi sarei maledetto. Grazie, From, per gli 8 mesi. Bentornato, From. Comunque, rimanete qua che siamo alle fasi finali della challenge, eh. 30 secondi. Se ci pensate, tra l'evoluzione, tra tutte le volte in cui è salito di livello e mi ha chiesto se volevo insegnargli le mosse tipo Morso, Seguccio, e ci fai Viva caso, in totale 30-40 secondi li ho persi, E lui, cioè, lui, io l'ho battuto di quei pochi secondi, io l'avrò battuto i 30 secondi, Giove, almeno un minuto. Non penso che di aver perso un minuto, perché poi, cioè, anche quando uscivano le scritte così, io skippavo tutto e via. Le mosse e quant'altro, però... con lo scaffo. Chi se ne frega, raga. Alla fine è andata bene. Però sì, mi sarei maledetto se avessi perso per colpa di quel Maitiena. Tommaso, manca un bel po'. Sarò a 20, forse. Però sti cazzi. Cioè, il fatto che se riuscissimo a trovare sto cazzo di Latios, non ci servirebbe nemmeno fare il Pokédex. Mi si stanno incrociando gli occhi, comunque. Chi la 13 vince, esatto. Dai, il co, poverini. No, Free Benito, dopo faccio il tendone di Mentania. Dopo faccio il tendone di Mentania. Grazie Fede per il Prime, benvenuto, e il ninja di Battipaglia, grazie ai 2 mesi, bentornato. Stava al 40 Grondi, infatti ho messo avanti un Pokémon poco sotto al 40 per poterlo trovare col repellente. Niente, reset, cioè. Abbiamo finito 25 repellenti, fate i vostri conti. Oh Gesù, ma perché quando resetto mi chiamano tutti? Dio Cristo! C'è Brelum davanti, sì, perché mo quasi mi viene il dubbio. Si può anche provare sull'acqua, però il fatto che in acqua è diverso. Cioè, in acqua dove? Perché per esempio nell'oceano ci sono i Pokémon, ci sono i Wailord dal 40, quindi... Capito? Quindi se resetti sempre non perderei mai, compra 40 repellenti e vinci la sfida. Non è... Cioè, sì, ho capito cosa intendi, ma ciò non toglie che potrebbe non venire mai in questo percorso, eh. Se vuoi un percorso alla volta, ma tanto può fare anche avanti e indietro, tipo sopra... vabbè, qua... Potrebbe fare avanti e indietro sopra Forestopoli, capito? Cioè, potrebbe fare ti tutto il tempo in altri 2 percorsi. Il fatto che non si sa. Grazie Filippo per il Prime, benvenuto Filippo.
Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Per la legge dei grandi numeri, ragazzi, bisogna aspettare i grandi numeri per trovarlo. Fine. Bisogna avere un grande culo, ecco. Grazie, Ammon, per i 41 mesi. Bentornato, Ammon. La riccanza proprio. Grazie, Rimolero, per i 6 mesi, bro. Bentornato. Oh, ma Dio, Madonna. Grazie di Molero, bello. E Filippo, grazie il Prime. Non sono stato incazzato prima. Boh. E niente. E si aspetta. Questo è lo stesso percorso della sfida con Vero. Un percorso unito, È sempre il 110 anche quello. Il fatto che sti percorsi vanno bene perché comunque... Cioè i Pokémon sono di livello basso, l'importante è che siano sotto livello 30. Però Dio Madonna, guarda, veramente... Quante cazzo di ore dobbiamo perdere qua presso? Vabbè che dopo... Quanto ci ha messo un'ora a catturare i quaz esattamente? Pare averci messo un'ora o 50 minuti tipo, una roba del genere. Certo che l'ho già testato, vale forse. Ma è così proprio che funziona... Così che funzionano i leggendari che si muovono in tutti i giochi. O almeno, tutti non lo so, i nuovi non è che me ne intenda più di tanto, però... Pier, che cos'è il flauto bianco? Cioè, so che è uno di quei flauti di merda che ti dà il tizio della cenere, però. Vale, forse come resettano nel videoguida. Riuscissi a fare Mentania, farò qualcos'altro, ragazzi. Nuke Duck, ma non cambia. Cioè, non è che... Cioè, il fatto è, se Latios è nel mio percorso, lo trovo subito. Se Latios è nel mio percorso, lo trovo subito. Se non c'è, non lo trovo manco il flauto bianco, punto. Cioè, ci vuole tanto e basta. Cioè, il fatto è che è un metodo che si basa sulla RNG, perché Latios, nel momento in cui tu cambi percorso, si muove in un percorso randomico. Capito? Di conseguenza, letteralmente, potrebbe non venire mai qua, però a livello di statistica prima o poi ci dovrebbe arrivare, capito? Profumino non funziona. Non so come profumino... funzioni con repellente, perché di base tu non vuoi usare, cioè se usi repellente non vuoi trovare Pokémon. Non ho mai provato la combo repellente profumino. Non ho mai provato la combo repellente profumino, sarò onesto. Cioè, è proprio una palla e basta. Golura, potrebbe essere qualsiasi cosa. Semplicemente non c'è niente da fare. Cioè, se viene, bene, se non viene, non viene. Punto. Questo è uno dei metodi più veloci. Ah, bravo il Cow. E i grandi numeri cosa dicono? Disattiva la musica, Darmal. Resisti. Fra, una domanda tecnica. Dica. Tanto ormai è trollata, quindi.
Come ma al tendone lotta sì. Agiscono a caso solo i miei Pokémon o anche quelli della CPU avversaria? Agiscono a caso tutti, però quelli della CPU avversaria agiscono meno a caso dei tuoi. Lo noto. Grazie a tutti. Ah, ti faccio sapere prima che ho fatto il tendone lotta e ho perso all'ultimo Pokémon dell'ultimo allenatore, che era un Machop. Nice. Quindi stai tranquillo da quel punto di vista. Cioè, tu potrai provarci quanto vuoi, ma se il gioco decide che tu non vinci, non vinci. Tanto tu non puoi fare nulla in quella partita. Tu scegli. Tu dici. No, lo vedo. No, ma tranquillo che lo vedo che non posso fare nulla. Puoi fare nulla, no. No, anche perché, vabbè. Vai, dopo che con Kecleon cambi tre volte typing e lui tira per tre volte di fila la mossa super efficace. Perché c'ha un Barboach che c'ha Scintilla, Fango Sberla e Pistola Acqua. Che se li rigiri sono tutti super efficaci l'uno sull'altro. Ma non so in base a cosa escono poi. A me uscivano sempre Pelipper e Swallow. A me è appena uscito Pelipper e Barboach che mi ha fatto questo trick qua. Mi ha fatto Scintilla. Fango Sberla. Pistolacqua. Immaginavo. A ripetizione finché non sono morto. Girando tra l'una e l'altra per farmi cambiare typing a Kecleon. Grazie mille per il prime, sì. Zuppa di Fasoi. Quindi Fasioi, tra l'altro, non so leggere. Buon divertimento. Vabbè, mi muto che tra l'altro un attimo urlo. Ok. Ho dimenticato il repellente. Che entra una casa in alto. Vale, forse non cambia nulla. Posso anche farlo. Slowey, grazie al Prime. Benvenuto, caro, benvenuto. Cioè, entrare nella casetta in alto è un resettare il percorso. Cioè, posso anche farlo. Ecco qua. È più veloce o meno veloce? Mi sembra un po' meno veloce. Cioè, faccio lenti prima di andare a prendere 50 Pokémon, ragazzi, davvero. Boh, vabbè, facciamo gli ultimi tentativi. Domi, mi piacciono i miei capelli. Cioè, andare nella casa in alto o fare il controllo, non cambia nulla, esatto, il percorso finale. Bella Fievic, 2 mesi. Grazie, Matte, bentornato, bello. È solo più lento fare tramite la casa, lo resetti più lentamente. Io non so se vale come resetta anche l'entrare nella casa o solo uscire. Però vabbè. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Ho sfiga e basta. Vi assicuro che questo è il metodo con cui stravalate o spunto. Io ne ho trovati due così. Mentre facevo le mie run, quindi state tranquilli che il metodo è questo. Come non resetto bene il percorso? Se la musica riparte, perché l'ho resettato. Se riparte la musica e riappare la scritta in alto percorso 110, l'ho resettato. È così che funziona. Facciamoci proviamo dopo, basta. Cioè, è questione di pazienza, sì, è questione di pazienza, ragazzi. I dati. Fribenito Cirdix 100. Miscredenti, abbiate fede nel vostro streamer. Cioè, è così, ragazzi, punto. È solo sfiga. Sto avendo sfiga e basta. Grazie, Matte, per i 2 mesi. Bentornato, Matte. Andiamo a catturare altri Pokémon e basta, fine. È così raro di solito, sì. Purtroppo sì. Cioè, dipende. Ma vedete che a cazzo lo trovo, tipo qua. Puff! Voilà! Abra. Allora, perché sono andato in questo percorso? Perché in questo percorso c'è Skitty. E Skitty ci serve per fare uno dei trade. Quindi, già che ci siamo... Ragazzi, scusate, ma qual è l'encounter rate di Abra? Cioè, non deve essere tipo 10%? Ma che è?
Sto cercando Schitti e gli Osole. Va bene. Va bene, giusto. Albertra. Apre 10%. Ne ho trovati 3 o 4 in fila. Non so, faccia un po' lei. Ma non ce l'ho il flauto bianco, Pax. Cioè, cosa devo andare a fare 1000 passi nella smegma là sopra per prendere un flauto bianco? Vorrei che mi uscisse un Ninkad almeno. Mollu! Ma grazie, Eremita! Signore Eremita, benvenuti ragazzi. Stiamo facendo una sfida su Pokémon Smeraldo 1v1 contro il signor Creepy. Sfida all'ultimo sangue. Sono queste 25 sfide, come potete ben notare sotto di noi. E il primo che arriva a 13 vince, perché per pura statistica 13 è maggiore della metà. Ovviamente chi fa la sfida la toglie dall'altro, quindi per quello chi ne fa 13 ha automaticamente vinto, perché l'altro potrà farne massimo 12. Sono tanti, Alessandro, i Pokémon per arrivare a 50 sono tanti, fidatevi. Ok. Ah, vabbè. Ok. Ta 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 ta. Co, sono passato con 70 al maturità. Se volete, ci ho fatto anche un video 4 anni fa. Cercato, si chiama Fieri che esame di maturità. Sto puntando a missione di catturare sia più Pokémon possibili, sia di prendere quelli per gli scambi, che sono qua uno Schitti che ha o l'1 o il 2% di encounter, come al solito simpaticissimi. Quindi abbiamo Schitti qua, e poi abbiamo, ci sarà Volbit e poi Bagon. Geometra, yes. Schitti, ok. E Volbit è 1 invece. Che fatica, ragazzi. Non lo so, Gaio Val, non ho mai fatto speedrun. E se si fa speedrun, probabilmente sceglierei di fare Rosso Fuoco e Verde Foglia, perché c'è Smeraldo, è molto difficile da speedrunnare. Poi io tanto non è che punto, non punterei certo a diventare il campione del mondo, però... E niente. Claymolt è il non è lotta, sì. Oh mio Dio. Immagino le sudate per farlo. Fra Tentacool che non era al massimo della potenza tre volte, poi innamorato di Swablu all'ultimo Pokémon. Ma che cazzo. Se avessi perso mi sarei fatto bannare. Mamma mia. Affidiamoci a San Gennaro. Dov'è? Gara Mentania. Meglio così. Se te l'avessi chiusa in faccia prima sarebbe stato molto triste. Sarei morto. Guarda che avrei quittato. Avrei quittato sicuro. Ti è andata bene che mi ha ucciso quel matchup. Guarda, almeno ho creato del content. Dai. Va bene. A dopo. A dopo. Allora, grazie Santarella. Grazie nei 2 mesi, caro. Thanks a lot. Allora, 8. Qua sono questi 8, chat. Latios. Ah, i punti che... Vabbè, sì, giusto, 11 a 8.
Lo ricordavo diverso, hai ragione Free Benito, anch'io effettivamente. Ok. Dai, con queste catture. Cazzo, avessi iniziato prima. Beh, che per quel Latios Latios devo tenerlo alla fine e basta, semplicemente. Pax, tutte tranne Sidot. Quindi me ne mancano tre, mi manca. Qua c'è un Illumisa all'1%. Non Illumisa, scusate, Volbit. Illumisa l'ho appena trovato. Un Volbit all'1%, Skitty al 2% dove ero prima, e poi c'è Bagon alle cascate Meteora. Abbiamo battuto la Lega, yes. No, non trovo Latios ora, anche perché l'avrei già trovato, sarebbe uscito come primo Pokémon. Forse c'è qualche possibilità che non esca come primo Pokémon, ma di base esce come primo Pokémon. Sapete che penso convenga andare a catturare tutti i Pokémon del cazzo e tanti saluti? Se ci permettevano di usare il velocizzatore, è una sfida chi lo usava di più e non si sarebbe capito un cazzo, a costo di, non so, usarlo nel menu senza capirci una sega. Perché di base, cioè, è una sfida chi fa prima le cose. Si può velocizzare ma non è obbligatorio, tutti velocizzano e basta. Sarebbe stato così tutto il tempo. Facciamo così, teniamo il conto. Adesso salvo un attimo così vediamo come siamo messi col Pokédex. Ventotto siamo, ok. Allora, contate ragazzi, adesso siamo a 28. Giove è sicuramente più avanti, eh. Cioè, perché lui comunque ci aveva perso più tempo. Quindi. E poi se mi esce sta roba qua. Vale tutto, Vandenov. Sì, ma ragazzi, che cazzo è? Anzi, un'idea. Oh Jesus, proprio qua dovevo andare con questa. Spostati! Altri Pokémon che si evolvono subito. C'è lui. No, ho sbagliato, madonna. Ecco qua. Vabbè, queste ci sono. Caramella rara la teniamo per adesso. Ok. Robert 35, infatti non voglio far evolvere Swablu di certo.
Ornitorinco, non si possono usare i glitch. Quindi non posso andare a fare la moltiplicazione sulle, con le caramelle. Uno spinda di merda livello 16. Lo so, Darkfire, ragazzi, tranquilli. Questo sarebbe anche uno Slugma, però... Benito, ma non c'è Jigglypuff su Smeraldo. Fatto, lui giova sti Pokémon li ha già, quindi è molto più avanti di me da questo punto di vista. Sì, c'è anche Schermo. È difficile da trovare, però... Cioè, prima voglio fare... Oh, rafforzatore, bene, grazie. Prima voglio fare le cose molto facili. Prima voglio fare le cose molto facili. Poi ci pensiamo. Oh. Visto che qualcuno dice, ah, c'è il tag pesca ma non peschi. Ecco qua. Dunkel, io non posso farla la sfida dei regi, quindi... Quindi per me no. Cioè, posso, però è... Per me è molto più lenta, perché non ho fossa. Contate, ragazzi, contate. Trentuno siamo? Ok. E ti piace più il dolce o il salato? Puntate! Non è il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Vabbè, sei un figlio di puttana, bro. Grazie. Sei un po' inespressivo. Uno, mi sto pisciando addosso. Due... Devo catturare 50 Pokémon, quindi... E non li sto catturando, quindi... Non so. Ce l'ho la pietra idrica, sì, sì, sì. Infatti voglio prendere un Lombre per questo. È pisciare, dopo... Cioè, ragazzi, è un lotta dal... È un lotta dal 16! Ma cosa devo fare? Ma davvero cercare falso finale? Ma che cazzo? Boh. C'è un pugno rapido, così lo stiro per terra. Ah, è 32, ragazzi. Grazie, odio VGF per il Prime. Qua non si odia nessuno, però grazie mille, bro, del sub. Non lo so, Vale, forse in realtà non credo, però è un rafforzativo, un cazzo di Lotad. Quanto ha? Il 30% riuscire. Qua c'è se Viper, c'è l'ombre. Che verso triste che fa. Sì, vabbè, ragazzi, dai. Non ho parole, veramente.
L'ombre? No, non ho preso Beldum, devo prenderlo. Vabbè, dai, non esce, non importa, amen. Cioè, ce ne sono tante che posso prendere, però... Vabbè, ho già capito, qua basta. Abbiamo trovato le catture principali. Andiamo a prendere sto cazzo di Beldum. Mi sa che Zigzagoon ce l'ho? Sapete che non credo di avere Zigzagoon? Non mi ricordo. Per Beldum devo avere il posto libero in squadra oppure no? Mi sa di no, finisce direttamente al PC. Posto libero serve, avevo in caps lock. Ok, immaginavo. Beldum. Preso. O di Ultra Ball servono. Ok. Che cosa sei, verde o blu? Non lo so, cosa leggi? Cosa c'è scritto qui? Non ho Swampert. Vabbè. Problema risolto. Problema risolto. Stronzo io che spreco soldi per repellenti, ragazzi. Bene. Non so se Oddish ha già profumino. Sinceramente. Questo mi manca. Ma io non devo livellare. Cioè, devo anche livellare, ma di base devo catturare. Devo fare un po' di tutto io, ecco. La zona safari mi sa che sarà il porta Pokémelle, però, sapete? Mi pare. E questo l'ho già fatto. Mi ha fatto rischiare una sconfitta devastante. Che poi non è, cioè, Gesù. Ok. Andiamo un attimo su. Questi li ho già battuti, sì, perché sono stupido. Ok. Qua abbiamo Trapinch, Cacne, Baltoi, Sensdrew. Non so se sono tutti e quattro su Smeraldo, però... E il fossile volendo. Sì, tutte e quattro, ok. Ok. Era più pixelosa la grafica su Smeraldo, poi hanno inventato gli emulatori con un po' di filtri grafici e problema risolto.
Ok. Upscalato con Visual Boy Advance, esatto. Ma Dio, Madonna. La Nintendo Switch. Sì, ma infatti io non l'ho cioè, lo scappo. Se ci fate caso, nel live di Giova è ancora più smussato. A me così tanto smussato non piace. A me tanto smussato non piace. Cioè, deve essere un po' pixelloso. A me come lo tiene lui la grafica non mi piace proprio. Grazie Scafandron per il Prime. Benvenuto, benvenuto. Però nemmeno pixeloso come un tempo. Ecco, con no. Lo scaffo. Più che altro perché upscalato poi fa schifo, i pixel diventano giganteschi. Ok, Baltoi. Non è bannabile emulare giochi, no. È bannabile non pagarli, ma io lo possiedo Pokémon Smeraldo. Ecco. Cioè, bannabile, è bannabile un cazzo, in realtà è illegale, è diverso. Ok. Cerchiamo di fare catture facili, buonanotte e via. Vediamo se riesco a far uscire un bel tentacle. Nel fosse non mi era spawnata la torre miragioli, quindi amen. Oddio, spedito, non lo so se sto andando spedito, onestamente. Sto pensando che ci sono catture facili facili. Lo so che non ho poca acqua, ma non mi stava uscendo nessuno surfando. E profumino purtroppo non ce l'ho. Guarda. Esce un cazzo. Oh, ce l'ho fatta, dai. Ok, tentacle, ok. Non c'ho la rete, bull, vabbè. Vittoria già fatta per i Pokémon. In realtà no, ovviamente me ne mancano, tipo Golbat, Lyron, però... Cioè, questi sono facilissimi da catturare. Guarda, quindi... ti dico una piccolezza. Sì? Nel mio vagare... per la regione di Hoenn, alla disperata ricerca di qualcosa da fare. Aia. Ho incontrato Latias. Stava per venire fuori il grande meme, gli ho tirato una Ultra Ball. Guarda, se ti può far piacere, io ho speso mezz'ora per cercare Latias con la tecnica del repellente e non l'ho trovato. Immaginavo che ci fosse questo problema tecnico. Io l'ho trovato a caso per la regione. Ma proprio tantissimo tempo ci ho speso io, quindi... un po' triste. E se avessi tirato l'Ultra Ball e l'avessi preso, ti giuro, io ho detto gift 20 sub se lo prendo. Ma anche 200, stato... l'avrei giftati io se avessi sarebbe fatto. Stato bravo, è così. Infatti. L'avrei giftati io, guarda. Vabbè, posto, mi smuto, posto. Mi muto di nuovo. Mamma mia, ragazzi. Lì mi sarei messo a piangere, ragazzi. Ultimamente, ragazzi, sarebbe stato il content della vita. Mi sarei messo a piangere. Sarebbe stato il content... No, 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 sarebbe... a tutti saresti messo a piangere. Ma obiettivamente sarebbe stato un contenuto incredibile. Dai, bella. Ok. Lui sta, cioè, sta anche lui cercando i Pokémon, sicuro. Sicuro, sicuro. Grazie, Toby, per il Prime. Benvenuto, Rain Sasso. Grazie di 2 mesi. Chatta, quanto siamo? Chatta, quanti Pokémon siamo con questo? 39, ok. Rondo. No, sono impegnato adesso, catturando un Wingull. No, no, non non mi rompere il cazzo che è uscito! Vaffanculo! A dopo, mamma. Che cazzo, ragazzi, sono impegnato qua, che possono rompere i coglioni. Grazie, Tommy, per il Prime. Venuto, Scafandron, grazie del Prime.
Avuto un attimo un attacco di... però, insomma. Sto pensando se mi conviene... Ah, qua c'è Electra, che è easy da trovare. Ora chiama di nuovo. Qualcuno rifaccia il telefono. Oh, ma che cazzo è? Maddio, madonna. L'Electra Zigzag, non so dove andare. Minchia, però non trovare Electra che è qua, insomma. Gulpin l'ho già preso, comunque Gulpin è anche qua. Cioè, constate che è lo stesso percorso questo, eh. È qua. Mamma, ti chiamo dopo. Beh. Bene. Cattura Latios. GG. GG. Se l'avessi presa io sarebbe stato più divertente. Sarebbe stato qua il bisogna... meme. Sarebbe stato qua il bisogna meme. Essere onesti, però GG. Bravo. Oddio, ragazze. Giova, lo senti un po' il pepe al culo? Eh? Lo senti un po' il pepe al culo? No, ma io ho fatto pace da mo' con l'idea che perderò, non hai capito? Io sono qui in live che sto... mi sto lamentando da due ore. Due ore che mi lamento e basta. Però se di ogni cosa. Però ammettilo, se avessi preso Latias con quella Ultra Ball ci avresti creduto nella vittoria. Sì, ma stai scherzando, minchia se ci avrei creduto. Lì sarebbe stato, avrei... anche perché potevi effettivamente vincere. Perché cioè dopo le altre sono lunghe da fare. Non è che dici cioè, avere certo un certo vantaggio vincere, aiuto. No, ovvio. Cioè sono un ipocrita incredibile. Adesso sono qui che mi lamento, ma è un attimo che becco la sculata. Faccio, oh ragazzi, ah sì, corriamo, andiamo. È un bene. Attimo, tu non hai idea. Dai, ci muto... sentiamo quando avrò vinto. Va bene, dai. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Lato si è chiamato al telefono, era destino. Oh, non demordere, magari Giova mi batti in ogni sfida tipo con uno scarto di 30 secondi a finire che vinci. No, ma infatti io non sono fermo nel gioco, io sto... Va bene. Sto pushando e okay, vedo cosa succede. Ok, comunque ci sentiamo quando ho vinto. Vai. Ok, evoluzione, molto bene. Puoi già evolvere Lotad? Di un livello, dici? Lotta da che livello si evolve? Si evolve in fretta lui, è prima del 20. È vero, c'ho la caramella rara io. No, solo una o due? No, due forse no di caramella rara. Eh sì, si evolve prestissimo Lotta. Lotta lo si può fare easy. Lotta lo si fa easy, sì. Al 14, immaginavo. Manectric è al 25, quindi pure lui... Quest'ultimo punto con il Pokédex, possibilmente. Oddio Cristo, dai, sei un Electrike, ma che cazzo. Poi lo sposto adesso con user esperienza, tranquilli. Ma piuttosto a sto punto con user esperienza lo uso là davanti alla Lega e via. E poi là ci avrei Golbat e Lyron e Medicham da prendere. Oddio, Medicham non so se stava sopra o sotto. Al 26, Manectric. Ma ragazzi, ma... io non vorrei dire, cioè... qualcosa che non quadra qua. E... Rayquaza 2.0. Questa volta tengo... Tengo la Master Ball per te, bro, non lo so. Mega Ball, dai. Catch rate tutto a puttane, come sempre. Ecco. Eh beh, si serviva la Mega Ball, ovviamente. I colori sono quelli, direi qua, effettivamente.
Uno zigzag un qua lo troviamo così per scherzo, per il prank. Beh, Linun, buono. Quanti Pokémon siamo? Chatta, quanti Pokémon siamo? Chiedono. La Brock è in cucina. 43 dicono. Se scrive il loro nome, il bot cresce. Ci sono le Pokéball rapide, le Velox Ball. Non, ma il bot non penso se ne accorga che. Per il nome. No, comunque non esisto in terza gen. Lo trovo per questo iniziale, ma è il 10%, caso. In Smeraldo è il 10%. Allora. Grazie Sara! Ma grazie mille per questo raid! Benvenuti! Siamo su Pokémon Smeraldo, la sfida finale al Cardiopalma 1v1 contro Creepy! Benvenuti ragazzi! Allora. Ok, questo, via. Poi chi si evolve prima tra questi stronzi, non ho la minima idea, lui si evolve abbastanza in fretta. Vabbè, però magari dopo, adesso dobbiamo fare anche uno spazio, mettiamo via Breloom. Ok. Grazie Sara, stiamo facendo una sfida molto competitiva, praticamente siamo in run, io e questo mio amico, e stiamo letteralmente facendo una sfida su chi finisce le prime 25, cioè 13 delle 25 sfide che abbiamo qua sotto, ecco. Fribenito gift a mod di bingo, no? Sub to Curolili. Ecco, they have given 159 Sara, gift sub Sinte Channel. La pietra foglia. Pietra foglia non ce l'ho. Vabbè, faccio Lotad con la pietra idrica. Grazie, Benitone. Grazie mille. Grazie mille, Benitone. Quindi niente, Sara, come vedi io sono il verde, come puoi ben notare dalla scritta, ben visibile qua sotto. E siamo 12 a 8 mi pare, e a 13 vinco, quindi mi manca l'ultima sfida. 45, attenzione. 45, 45, cazzo. Umbertone è lui. Ok, Umbertone saluta. Me la ricordo la caramella, me la ricordo sì. Minchia, non prende così tanta exp. Ah beh, c'è Lino lì, potrei battere. Lino Banfi, c'è lui. Easy con Lino Banfi. Ce l'ho già lo slot vuoto, eh. Ce l'ho già lo slot vuoto. Per Ninkada. Oh. Allora, facciamo così, mettiamoci avanti. Ok. Ah, ha messo Golbat, è vero, cazzo. Meno male che me l'avete detto. Meno male che me l'avete detto. Va bene, va bene. Sembra che concludi con la sedia. Lo so, quella sfida lì non era da fare, punto. Quella sfida lì non era da fare e basta. Non era proprio da inserire. Sarebbe stato meglio mettere un flauto, perché mille passi comunque ti rallenta. Noi abbiamo visto che alla fine qualsiasi cosa rallenti la skippavo. Quindi anche fossero stati solo mille passi nella cenere, avevano skippato comunque. Ok. 50esimo Pokémon Phoebus. Uno che se vuole presto, beh, c'è lui.
Ok. E si vola. E si vola. E si vola. Adesso battiamo Lino Banfi e via. Più esperienza c'è la Ninkada. Io non so che livello abbia Pokémon Lino, perché con Rayquaza gli ho distrutto il moveset e non c'ha più oltraggio, non c'ha più un cazzo, però... Penso comunque livello 75 basti avanzi. Vai, Lino da tanta exp. Di dubbio ho salvato. Ok. Oh, sì, al 47, va bene. Finché abbiamo fulmine va bene. Perché devo lasciare perdere Ninkada? Basta, Ninkada ed Electrike, che ho finito. Ninkada mi fa due Pokémon, oltretutto. Ah. Guarda qua come sale. Ecco qua. Andate avanti perché è scontato che ha vinto. Non ho capito un cazzo quello che hai scritto. Però due andiamo avanti finché uno di due non vince. E io non ho ancora ufficialmente vinto. Finché uno dei due non fa 13 sfide. Io sono a 12. E Fire Quaza fallisce. Vedete? Cioè, può capitare qualsiasi cosa, ragazzi. Può capitare veramente qualsiasi cosa. Può capitare qualsiasi cosa. Claimo i 50 Pokémon nel Dex. Visto? Cazzo. Questa è brutta. Cioè, oddio, magari ho trollato. Vai avanti che magari sono 50, sono 49, però dovrei aver fatto il calcolo giusto. Controllaci, non puoi controllare. 50, okay. 50, ce li ho. Vai. Beh, GG. Un po' il mio gol della bandiera personale. E niente, ragazzi, cosa avevo detto? Vai, va bene. Va bene. Allora. È ora, è giunto il momento. Secondo me quella cenere ci vuole troppo, ragazzi. Quasi conviene fare la gara master qua. Cazzo, mi si stanno scaricando le cuffie. No, vado a fare la cenere. Io non so come è messo lui con la cenere, questo è il problema. Io non so come è messo lui. Mi si stanno anche scaricando le cuffie, oltretutto. Vabbè. Mi sono dimenticato, cazzo. Lì potevo chiudergli la sfida in faccia, mannaggia. Ma lui era in vantaggio fin dall'inizio, Cioè, dire anche questo. Raga, sono 6.000 passi nella cenere, Cioè, 6.000 passi nella cenere. Non so se sapete quanti sono. No. Ho intato. No, ok. Ok. Sì, c'è caso che ci voglia veramente mezz'ora, sì. Ormai lo stiamo facendo.
Lo so che doveva fare anche lui, però non so se ne ha già fatti prima o cos'altro. Oltretutto non so chi è il più veloce qua a farli. Non è detto che io sia più veloce di lui, eh. Ce l'ho il sacco, ce l'ho, certo che ce l'ho. Cioè, guardate che lui è ancora in gara, eh. Lui è ancora in gara. E come se lo è. E che ora è convinto di farcela col tendone, lì è stato il mio errore. Però beh, è stata sfiga, ragazzi, E lì è proprio stata sfiga. Sono 20, sì, 24 repellenti sulla cenere. Contate tutti i passi che faccio fuori dalla cenere. Che se hai 6.000 passi da cenere, la bella sedia. Il fatto che il suo unico... La sua possibilità di vincere è di beccare tutte le sfide che sto facendo esattamente anch'io. Lo sapevo che i Pokémon avrebbe chiuso in faccia. Ci stavo sperando alla fine perché mi mancava poco. Minchia, qua sì che ci si incrociano gli occhi. Voilà. Non so quanta cenere sto, ragazzi. La cenere non la puoi neanche cercare. Devi per forza andare a parlare con il tizio e quindi sprecare tempo. Però una cosa certa, se sono 6.000 passi, sono 24 repellenti max, no? Che sono 250 l'uno. Però sono 24 repellenti max sulla cenere. Non 24 repellenti max, punto. Pensate a tutti i passi che faccio fuori dalla cenere. Mi stanno almeno il doppio, almeno una cinquantina di repellenti max. Ma probabilmente anche 60. Molto bene. Anche perché lui ha un vantaggio degli scambi. Oh Gesù, cazzo, un passo fatto, madonna. Almeno una cinquantina di repellenti max. Se fai di più va bene comunque, sì, però almeno 6.000. Diciamo che punto a farne 6.000, non di più, cioè... Meno male che l'ho già battute queste, guarda. Sta per tirare la bestemmia potente. Questa vita è un po' scomoda, però è quella veloce. Già sta challenge è una merda, se poi la faccio con la bici lenta... vabbè, lo sapevo che prima o poi qualcuno lo beccavo. Chat, con quanti repellenti ero partito, vi ricordate? ...25 erano precisi? Ok. Ah, li usiamo tutti, poi vediamo più o meno quanto abbiamo fatto. Tipo un bel giretto così ci sta.
Boh, Ermich, ma tanto, cioè, non è che devo combattere altri allenatori. Ormai con l'esperienza perdo più tempo a toglierlo che altro. Poi dovessi cercare un allenatore, ne becco uno al massimo e amen, cioè, si fa una ragione. Non lo so quanta cenere sono, ragazzi, non ne ho idea, non posso cercare, non posso perdere 20 secondi di tempo andare a parlare con il tizio per sapere quanta ne ho. Non ha proprio senso. Ecco, vabbè. Sì, saremo sui 1.000, cioè siamo a poca, saremo un quarto del percorso ancora. Tutto ciò per la sedia, sì. Esatto. Oh Gesù, che palle. Fatto che è anche difficile proprio tracciare un percorso facile da mantenere, capito? Gli occhiali sotto le sue ascelle. Ciao Fierix, sei il meglio. Bella Denardis, grazie mille caro. Grazie mille bro. Cioè, non andare a sbattere quant'altro è proprio impossibile. E forse con la tastiera è più difficile. Forse è smart lui a tenere il joystick, sapete? Non lo so, poi in realtà è soggettiva la cosa, però... Cioè, se penso a quanto tempo ho sprecato con Latios prima. Fatto che lui è avanti perché anche Bagon, cioè, proprio... Se non faccio la sedia, c'ho la gara, se mi batte nella gara ho perso proprio. Hai finito questi 25 repellenti, cerchiamo, che tanto dobbiamo recuperarne altri, quindi... Raga, ma sapete contare? Ma che cazzo... Ma perché devo leggere delle domande? Cioè... Guardate il tabellone! Veramente difficile usare sta bici comunque. Bisognerebbe allenarsi di più. Cioè lui per esempio Bagon l'ha già preso, quindi ha già fatto lo scambio e... Io sarei dietro, che poi per carità Bagon è il più facile a trovare perché... Più che altro è una palla da andare a prenderlo, eh. Però una volta che lei, cioè che sei arrivato là, c'hai il 25% di trovarlo. Mentre invece Skitty e quell'altro c'hanno il 2 e l'1%, quindi... Notifica. Lì poi si baserà tutto sul culo, però non vorrevo... Mandare la mia challenge tutto a culo, capito? Grazie, Ghiammi, per il Prime. Grazie mille. Il fatto che è anche difficile tracciare un percorso da seguire qua, perché l'erba è tutta così frastagliata, tutta a cazzo. Ma poi chi sono quei malati che hanno deciso di mettere 6.000 passi per una cazzo di sedia? Almeno mettimi 6.000 passi in generale sulla cenere. Poi qua ha messo anche che la cenere, una volta che ci cammini sopra, l'erba torna normale. Quindi veramente, boh. Ma sono proprio malati comunque. Beh, che sono gli stessi che ha messo Phoebus. Vabbè, lasciamo stare. Non pensiamo a Phoebus che poi stiamo male. Se si pensa a Phoebus si sta solo peggio. Avanti dentro come facevo all'inizio. Secondo me è così un po' meglio. Cioè, se non sbatto, cioè, è meglio. Se sbatto, ovviamente sono un cretino. Ma quello è un altro discorso. Cioè, se riuscisse a fare così. Forse io lo batto in esperienza. Penso che Giova abbia molta più manualità di me. Quindi.
Ok. Che fatica. Che fatica, ragazzi. Ok, ci siamo quasi. Prossima repellente, vado a parlare con il tizio per vedere quanto, come sono messo a cenere, valuto. Sentite la tensione nell'aria, chat? Io sì, io la sento. Ok. Tempo della verità, andiamo a vedere quanti ne abbiamo. Usando per bene anche questo repellente, ovviamente. Eh sì. Ok. Sono... quelli erano quelli che mancavano, giusto? Quindi sono più, più di metà. Stavo incazzando come una maiala. Sono più di metà. Ok. Cioè 2008 c'era scritto, no? Quindi siamo a... 3002. Ok. Siamo a metà praticamente. Ma che cambia bici? No, 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 mi serve queste, devo semplicemente mirare meglio, punto. Oh, no, c'è ancora il repellente. Ok. 41, chat, contiamo. Dobbiamo arrivare... diciamo altri 25 almeno. Arriviamo a 15. Oh dai, 16. Si stanno anche scaricando le cuffie. Cioè vorrei tanto che reggessero fino alla fine, ma pure che si spegneranno breve, perché da un po' che mi suonano, che sono scariche. Concentratissimo. Mi sa che devo chiamare la pausa, ragazzi. Manca poco, ma se mi si scarica le cuffie adesso è peggio, quindi... aspettiamo un attimo. Giova! Devo chiamarti la pausa tra qualche secondo. Perché ho le cuffie super scariche e devo andare in bagno anche. Va bene, non ti preoccupare, tranquillo. Ok, allora. Subito la chiami? Cioè, subito sì, tra qualche secondo, nel senso countdown, così non si perdono secondi, capito? Ah, cioè, ok, vabbè. d'accordo. Così che stoppiamo entrambi allo stesso tempo, ok? Va bene. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Va bene. Io ho un problema perché ho mutato per sbaglio il gioco. Non so perché sia successo. Ok. Voi non sentite l'audio, vero, chat? Allora, metti in carica il cuffio. Penso di aver premuto un tasto che non avrei dovuto premere, signori. Beh, scoprilo mentre...
mentre io sarò in bagno. A tra poco. Infatti sto cercando di fare quello. Aspettate, eh? Aspettate che mi muovo. Una delle pisciate più lunghe della mia vita. GG, pisciata andata? Mm-hmm. Bravo. Ne ho approfittato anche io per prendere l'acqua. Mi sembra un'ottima idea. Grazie Flavio per il Prime, benvenuto. Chat, è inutile che provo a prendergli Latias se porca puttana l'ha claimato lui. Perché vogliono che prendi Latias? Perché non hanno capito la sfida, immagino. Beh, c'è ancora gente che non ha capito come funziona, però segue perché li divertono gli scleri, evidentemente. Vabbè, io... Cioè, vabbè, c'è gente che chiede che colore sono quando ho scritto in gigante sopra sfide, io sono il verde. E l'ho scritto in verde. Ma neanche, poi non dici, l'input. Non dici troll poi, dici, ah, non avevo letto. Ma l'ho scritto in gigante sopra, cioè proprio in grosso sopra le sfide. Nel momento in cui tu butti l'occhio alle sfide, vedi che c'è scritto sopra le sfide, io sono il verde, ma la gente non lo capisce. Poi c'è chi troll, ovviamente, certo, però sì, non, certo, non tutti, ecco. Vai, sei pronto per ripartire? Allora. C'ho il mouse. Su... Quanto ti sei fermato di counter, per curiosità? Ah, io l'ho stoppato qualche secondo dopo. 4:19 e 14. Io 4:19 e 13. Ah, ok, bene. Ci ho messo un po' a pigiare il coso per stoppare il counter, ma direi che va bene lo stesso. Ok. Allora. 3. 2. Uno, via! Spero di essermi mutato stavolta, che spesso... Ok. Comunque l'abbiamo sottolata tutti sta sfida, ma questa sfida qua... Non c'è RNG, è fedele, quindi in realtà avremmo dovuto prendere in considerazione fin da prima. Noi abbiamo voluto... Come si dice? La pappa già pronta del tipo, ah sì, cazzo ne so, prendere Latios, tanto voglio dire, qualche reset arriverà. Invece lì ci vuole un sacco, mentre questo, 6.000 pass sono tantissimi. Intanto ci sto mettendo meno tempo sia che a trovare Latios, sia che a prendere i Quazza senza Master Ball, ridendo e scherzando. Visto, 6.000 passi sono 6.000 passi, punto.
Cioè, sono sempre 6.000, non da 10 a 40.000. Sono 6.000. Prima o poi li fai. Allora. Vai, altri 15-16 repellenti, poi andiamo. Animo ce l'ha duro. L'ho visto in tantissimi video. Oh, ma che colore sei? Grazie, Pino. Grazie il sub, bello. Sono distrutto, ragazzi, sono veramente stanco. Mi sta facendo girare gli occhi in una maniera incredibile sta cosa qua. No, non devo finire repellenti, ho detto altri 15 o 16. È che abbiamo provato, all'inizio abbiamo usato 25 repellenti e ho fatto 3200 cenere con 25. Di conseguenza, altri 25, e ti piace più, se più, dolce più o meno salato. Dovremmo il esserci, capito? Perché, dolce, è troppo dolce. Perché se vado a cercare prima, perdo altri 20-30 secondi. Perdo altri 20-30 secondi. E va a finire che mi batte per quei secondi lì, capito? Quindi tanto so che più o meno una cinquantina di repellenti li avevamo calcolati, quindi. Cioè, piuttosto faccio 200 passi in più che chiedere una due volte in più. ...2008? No, quelli erano quelli che mancavano, se non sbaglio, 2008. Chat, mi confermate che 2008 erano quelli che mi mancavano? Non quelli che ho fatto? Oh mio Dio, qua sì, sto impazzendo abbastanza. Ok, sì. Cioè, guardate, sto proprio impazzendo con le dita, è difficilissimo mantenere... Ma spero stia accadendo anche a lui, cioè non penso che lui sia sovrumano, quindi... Che ansia sta sfida, davvero. Guida un po' meglio col joystick, immagino. Ma anche secondo me, infatti, il joystick aiuta. Io... è che non mi sono mai posto il problema, giustamente, però in effetti col joystick... Ci fate caso, anche in speedrunner nessuno usa la tastiera. In effetti mi rendo conto che è più scomoda la tastiera. Il fatto che lui usi super repellenti, mi dite in chat che vabbè, tanto non... è uno spoiler che non mi cambia per niente la vita. C'è la PlayStation webcam. Potrebbe svantaggiarlo un pochino, logicamente. Ne ho preso 41, sì. Quindi 25 vuol dire che devo arrivare a 16. Poi ho... possiamo cercare anche a 17. Comunque sì, che ansia sta sfida davvero. Porca puttana. Grazie Mosta e grazie Jumpy, e se ho skippato qualcuno lo ringrazio dopo. Ok. Vi sta raccontando la vostra esperienza omosessuale alla chat. Beh, non mi pare di avergli dato il permesso. Ok.
Mamma, mi si incrociano gli occhi, ragazzi. Non riesco neanche più a leggere la chat. Non riesco. Vi giuro, non riesco neanche più a parlare quasi. Mi si stanno incrociando gli occhi. Sarei così curioso di sapere cosa sta facendo, cioè come sta messo. Sapere come si è messo entrambi in realtà, il fatto che fa recheck, cioè penso che anche lui non è che stia facendo 5.000 di check perché ti fanno perdere un sacco di tempo. Devo iniziare ad allenarmi a usare il joystick comunque. Dopo questa sfida... Secondo me ce l'hai, grazie ragazzi della fiducia. C'ecco. Oh. Finito. Pretty chair? Esatto. Mamma mia. Stavo facendo anch'io. Vediamo quando sono arrivato io. Al cardio palma. Capiamo. Vediamo quando ne ho fatta io. Io tu come per curiosità com'è che l'hai fatta? Qualche strategia hai usato? Allora, partendo da destra, ok? Facevo un po' davanti e indietro, vabbè, alla fine sbattevo di continuo, cioè proprio il cervello non riusciva a riconoscere, sbattevo di continuo. Però praticamente da destra, anzi aspetta, ci vado per farti... Vacci anche tu, tipo a destra. A me ne mancavano 2000. Ma tu che repellente usavi? Tu agevi su e giù su tutto il percorso? No, allora, vai un attimo al percorso 111, cioè a destra. Sono letteralmente qua. Ok, ecco, infatti se vado a piedi se no impazzisco. Claimala nella bracket. Sì, giusto. Allora, per farla semplice, da qua tiravo dritto, facevo tipo una riga qua all'inizio. Poi andavo aspetta giù. Aspetta un attimo che sono ancora bloccato alla casa del tizio. Ah. Arrivo. Vai, ci sono. Quindi da destra tu arrivavi a sinistra con la bici. Vi faccio un po' il primo pezzo facendo un po' davanti e indietro su e giù, ok? Vi facevo 3/4 colonne, così, in orizzontale. Ok, anch'io. Dopodiché tiravo dritto, poi andavo da questo tizio qua, da quello col cappello, facevo soltanto la metà bassa, diciamo, ok? Cioè, partendo dal suo cappello da sotto, cercavo di fare poi la buona, non è che stavo lì, cioè davo un po' a caccia. No, beh, certo, non è che sei lì a completarle, ovvio, ecco, esatto. C'era gente in chat che diceva, ma fai ogni singolo tile. Sì, ogni singolo è impossibile, però... Quindi facevo tutto il giro della metà sotto, poi andavo dalle bambine, partivo da sotto le bambine, facevo una riga da verso sinistra, poi verso destra, dalle bambine, poi tornavo su, un'altra riga, tornavo su, un'altra riga ancora, e poi tornavo, skipavo verso destra. E poi da lì tornavi indietro e recuperavi tutto. E recuperavo la parte sotto al tizio col cappello, facevo uno, massimo due giri, poi tornavo a destra, scavalcavo dove ci sono i tizi appollaiati sopra gli alberi, e passavo sotto gli alberi dove non ci sono gli allenatori, no? Orco Giuda, non l'avevo mica visto sto passaggio. Passi lì in mezzo e poi scavalchi di nuovo, ti fai un altro po' di cenere mentre esci e poi rientri. Così facevo. Quel passaggio lì era comodo perché così, cioè, non stavi a rifare tutto il giro da sotto, capito? Io invece facevo tipo avanti e indietro dall'entrata. E ovviamente io mi sono affidato alla chat che mi ha dato 34 soluzioni diverse, nessuna che si avvicinava a questa. No, io non riuscivo a leggerla, io mi schiantavo di continuo, ho detto io non la leggo la chat, non ringrazio. Ma a un certo punto ho iniziato anch'io. Sì. Però mi hanno detto dalla chat che tu usavi super repellenti. E tu invece? Quelli max.
Teoricamente, perché sai cosa? Le mie finanze non erano esattamente. Qualcuno bene. Non è andato a prendere moneta muleto a metà del prezzo. Assolutamente no. Io cosa... Te lo dà la mamma quando batti la palestra del papà. Assolutamente, guarda. Manco pensato, la mia testa non ci ha assolutamente pensato. Spero neanche che si ottenesse il moneta muleto di Stagian Consiglio. Adesso c'è una cosa importante da fare. Io non chiudo la live finché non apro PKX e guardo gli IV merdosi dei miei Pokémon. Perché io penso che una merda del genere non, di non averla mai vista in una run. Rayquaza che non shotta nessuno alla Lega. Swampert che non shotta nessuno. Cioè, è pattume atomico. Cioè, devo andare a vedere con PKX che cazzo. Io intanto sto farmando la sedia bella, giusto per avere giusto. La soddisfazione di... Comunque considera quanta differenza fanno i max, vuol dire che... Tu devi usare un repellente in più ogni 4 rispetto a me. Cioè ogni volta che uso 4 repellenti max ne usi 5, quindi apri Ozaio. Lì è una questione, la questione pecuniaria mi ha fregato. Poi magari anziché di 2000 ti davo uno scarto di 500, forse c'è ancora più male, quindi forse è stato meglio così, ecco. Sì, no, beh, anche se in realtà, guarda, cioè nel senso me la stavo chillando perché alla fine... Ero quasi tentato, io ho trovato Relicant quasi subito a una certa... Io quella non potevo farla, quella sfida, lo sai, perché ho cancellato Fossa per sbaglio, quindi la potevi tenere fino alla fine e non avrei potuto farla. Beh, avresti potuto catturare un Pokémon con Fossa. Sì, ok, e sai quali sono? Trapinch e Linkada, e li imparano dopo i 40. Swampert OP. Non era concettualmente impossibile. Dovevo prendere Trapinch o Linkada e portarlo al 45 alla Lega Pokémon. Avresti avuto uno scarto di mezz'ora, un'ora? Più o meno. Come sì, tu non potevi fare quella di Latios. Infatti quella di Latios sono stato stupido. Perché... infatti io l'ho detto in live. Quando l'hai climata mi sono mutato e ho detto, ma hai fatto una cazzata. Ma mi è apparso a cazzo mentre stavo catturando Pokémon. Allora lì hai... E lì hai detto, vabbè, a sto punto. Allora, piano, serve spiegare che sennò sembra una cazzata. Allora, io volevo prenderlo perché dopo aver perso all'ultimo Pokémon nel tendone, mi son detto, lui avrà le stesse difficoltà più o meno che io nel tendone, che è un po' culo. E quindi cosa ho fatto? Ho detto, se io catturo Latios, posso usarlo nel tendone. Visto che il mio Swampert è al 43, Latios sarebbe al 40, il tendone, bene o male, lo si vince easy, capito? Quindi per quello che volevo farlo logica. Prima. Okay. Nel momento in cui tu mi hai detto che il tendone l'hai fatto... Lì non si deve più prendere la... A parte che no, avevo già smesso prima perché sono andato a prendere Nospas. Io a un certo punto ho detto, no, vado a prendere Nospas, basta. Dopo mezz'ora che ho perso lì da Latios. Quando mi hai preso... Era che io il tendone l'ho perso alla prima. Cioè io il tendone l'ho perso al primo allenatore perché i miei Pokémon non avevano senso. Io l'ho perso all'ultimo invece, proprio all'ultimo matchup. Adesso apro un attimo PKX. Quanti me ne mancano? 1429 passi ancora per la Pretty Chair. Tra l'altro io, a catturare i Pokémon con le percentuali basse, Nosepass, te l'ho detto che ho perso tipo anni su Nosepass. La prima volta l'ho perso anch'io, poi infatti avevo quittato nella prima live. Anch'io, ma io ci ho perso tipo 20 minuti, non so quanti tu. Anche tu hai perso su Nosepass. Sì, ma forse un quarto d'ora più o meno. La prima live però, la prima live. Anch'io. Adesso io ci sono tornato e l'ho trovato più o meno al terzo reset. Fuck. Allora... Sono pronto a vedere la tragedia. Vai. Allora, Swampert. Swampert ha 24 IV in HP, 7 in attacco. Merda. 30 in difesa. Buono. 12 in attacco speciale, 29 in difesa speciale, 2 in velocità. Swampert bulky, cazzo. Sì, attacco speciale 7-12, 2 in velocità. No, attacco speciale però, deprimente, però bulky. Sì, infatti. Poi con la natura, infatti, non c'è un cazzo di stats. Mentre Rayquaza... Rayquaza ha 26, 9, 11, 14, 9, 30. Ma sai che poteva andarti peggio? Io ho visto... Sì. Tra tutte le run che ho controllato con PKX ho visto molto di peggio. Però non avevi Pokémon offensivi, questo va dato atto. No. Poi avevamo entrambi una natura stramba. Senti Latios, che vabbè, non lo so, però. Latios aveva 3, 11, 30, 16, 1, 14. Porco 2, 3 e 1 peso. 3 e 1 è molto peso. E Swampert poi di... Allora, DV Swampert era 46, 72, 36, 68, 28, 97. Vabbè, tutto a cazzo di cane, ovviamente, ma... Come è normale che sia.
Raga, vai. Poi in chat rispondo a quelli della mia chat. Se poi ne faremo un'altra, ci ragioneremo con calma. Adesso cioè, vediamo. Anche Ariyama. Ariyama letteralmente. Non, a parte che, aspetta, che. Cazzo, natura hard. Quindi, vabbè, era anche. Era anche neutra. Comunque, alla fine. Sì. Alla fine, caspita, secondo me game changing sono state. Io quando ho catturato Bagon. Mm-hmm. In realtà me l'hanno detto che tu eri Rayquaza. Io non ho potuto. Non, cioè, l'ho mai capitato sott'occhio. Aspetta, quindi, quale... Rayquaza? Mi hanno detto che tu eri, eri fermo a Rayquaza. Ah, sì, che ero lì da me. Me l'hanno detto. Quindi io mi sono detto, vabbè, raga, lo so, è inutile che trollo. Quindi io sì. Ho pensato. La mia strategia è stata questa. E fidati che aveva un senso. Sì. Io ora vado da Rayquaza. E gli spammo le Ultra Ball. Tento la sculata. Appena me lo claima, se me lo claima prima lui, gli tiro la Master Ball e punto a fare la Lega. Se avessi vinto la Lega, secondo me me la potevo giocare meglio e sarei. Sì. E sarebbe stato diverso. Il problema è che io facendo questa strategia, sbagliando, però era sì. Proprio un dettaglio che mi è sfuggito di testa, non ho pensato, cazzo, lui ha fulmine, io no, perché ha fatto Ciclanova. Sì. E lì mi hai fregato, perché lì hai guadagnato tutto il tempo del mondo su Wailord, altrimenti forse ce l'avrei potuta anche fare. Sì, Wailord sì, l'ho one-shottato. Io no, non ho one-shottato un sacco di Pokémon. Contro Frida sono arrivato addirittura a giocare... Swampert. Swampert, quindi purtroppo non avendo le top minchia. Mosse ci ho perso, però a parte vabbè che anche lì... Ah ma io fulmine l'ho insegnato alla fine, quindi contro ferita anch'io non ce l'avevo fulmine. Come l'hai fatto, scusami? Ho spammato oltraggio a Godot, ah, poi è morto. Oltraggio tra quartigli. Vabbè, non è che ci sia troppa differenza, assicuro che anche con oltraggio non one shottavo, perché alla fine... E poi scusa, e le hit come le reggevi? Ah, niente, morivo, poi vita l'erba e... Vabbè, certo. Ah, tu avevi le vita l'erba. Ma cos'è, non le hai comprate, scusami. No, assolutamente no. Cioè, anche contro Wolverine ho fatto oltraggio, è arrivato a un terzo di vita. Dove si comprano? Dov'è che si comprano? Di fianco a Fiammetta. Io non lo so. Lì, a Cuor di Lava. C'è l'erboristeria lì. Cazzo, hai ragione. Mica c'ho per nome. No, io ho fatto rifornimento, cioè sono i rivitalizzanti max. Qui sono io che non so fare speedrun. No, questa è la prima, fra virgolette, speedrun, fra tante virgolette, della mia vita. Smeraldo lo conosco io, più o meno, quindi non sono... sai cosa, lì è... Sì, effettivamente le vita all'erba potevo fermarmi a prenderle, non ci ho pensato mai nella vita, zero. Ma probabilmente perché non ho mai focussato l'idea che ci fosse lì l'erboristeria. Se l'avessi saputo, magari mi scattava il coso. E qui è non conoscere il gioco. No, vabbè, allora io il gioco lo conosco a memoria, quindi qualsiasi lo so. Cosa. Beh, io... ce l'avevano detti. Sì, però c'è da dire guarda una cosa. Che l'ho trovato adesso, sto stronzo di Skarmory. Ehi, dimmi. Ecco, cioè, considera che tu comunque si sentivi avevi molta più manualità in generale. Cioè, anche. Sì. Io l'ho notato fin d'inizio, però c'è da dire una cosa. Quizzoteca distrutto che conoscevo memoria. E soprattutto, perché lì più che altro me l'hanno detto. Io ho iniziato a fare strage a un certo punto, dicendo dei modi di fare strage chi spoilerava. Poi c'erano delle volte in cui a un certo punto non ho più beccato spoiler, però tipo mi hanno detto semplicemente che avevi un po' di difficoltà alla via vittoria. Non me la ricordavo. Io la conosco memoria. Lì, Io l'ho mi fatto recuperato... senza flash, l'ho fatta tutta a memoria. Figurati, no, mi hai recuperato tutto lì, fra. Io ho iniziato, mi sono perso proprio. Perché tu sei andato subito alla Lega e invece ho dovuto far pure la palestra. È lì che hai guadagnato. È lì che hai guadagnato. Io cosa ho detto? Perché la mia strategia di Rayquaza nella mia testa aveva senso? Perché tu mi avevi... Io lo sapevo che tu eri un po' più indietro di me. Quindi ho detto, mo' speedrun Lega Pokémon. Punto sul fatto che comunque io so giocare, quindi sicuro con Rayquaza non ho chissà quale problema, al massimo tiro due revitalizzanti. È solo che poi dopo alla via vittoria è venuta fuori il fatto che conoscevi meglio, che poi è tutto relativo, nel senso, alla fine l'hai spuntata tu ovviamente, perché comunque sui punti di forza dove c'eri tu, quindi su ad esempio conoscere il gioco, l'hai portata a casa. Però la verità è che alla fine della fiera in realtà tutto si è deciso su... o comunque si è deciso tanto su due culo, challenge sì. All'ultimo, quindi alla fine in realtà è andata lì così, cioè si è decisa su Chaimei e alla Lega. Vero, oltretutto perché, cioè, se quelle due lì le ribaltavo a quest'ora eravamo 12 a 11, tu avevi fatto la pretty chair, eri 12
12-12, probabilmente stavamo a fare il fiocco master a quest'ora. Sì. Allora, ci sono delle cose che mi hanno lasciato un po' in dubbio. A parte, cioè, racconto dello spoiler di Rayquaza, io catturo Rayquaza adesso la Lega, e poi dirò... E poi tipo ho detto, ah, comunque io se fossi in Giova proverei comunque la cattura di Rayquaza senza Master Ball. Sì, perché... No, ho detto, dai, non mi lascerà mai Latios gratis come sfida. Cioè, non userà mai la Master su Rayquaza. E c'è stato uno spam di E invece in chat. Invece la mia strategia era quella di... Perché ovviamente nella mia testa l'avrei finita prima di te, perché sapevo che avevi da fare l'altra palestra, di anticiparti su... Lega, quizzoteca, però non ho considerato che la quizzoteca, più che altro non me la ricordavo, ho davvero sottovalutato il fatto che tu conoscessi il gioco meglio di me, e quindi avrei dovuto puntare su cose più farmabili. Un'altra cosa, ti faccio anche notare che tu mi hai chiuso la challenge dei 50 Pokémon, che io ero 48. Lo so, io l'ho capito subito dalla tua reazione. Era palese. Soprattutto perché c'era in chat gente mi diceva: perché è andata avanti? Sei praticamente vinto. E io gli ho detto: allora, intanto non vuol dire nulla, non è che doveva fare il F4 perché si presume che io vinca. E poi, seconda cosa, lui da un momento all'altro potrebbe recuperare. Bro, non è mai detto. La bella sedia, sì, esatto. Se ti interessa. Ah, ok, ottimo. Posso togliertela? Non funziona. No, non posso. Che mi dispiace. Palle. Puoi prendere gli altri se vuoi. No, se, vai, aspetta. E... Ah, Fiocco Master preso adesso, te lo giuro. Sì. No, chissà come l'avresti fatto. Le hai mai fatte le gare su Smeralda? No. No. Infatti, tipo, anche arrivare all'ultimo al Fiocco Master, probabilmente l'avresti vinta tu. Buona chiusura. Può essere. Però dai, non sei curioso di sapere gli IV dei tuoi Pokémon? Ne ho giocati talmente pochi, se vado a vederli, va bene, vado a vederli. Ma sì, tanto, voglio dire. Tanto, allora, export... Oh, avevamo fatte le ore per novembre. No, scherzo, l'ho già fatto in questa poi, live. Poi, regà, per chi scrive se ne faremo un'altra, magari sì, ne faremo un'altra con sì. Calma. Adesso con molta calma, perché io mi sono distrutto. Cioè, tu non hai idea, ero lì al cardiopalma che... I miei occhi non vedevano più la cenere, lì andavo avanti e indietro con la cenere, lì impazzito, dicevo, oh mio Dio, cioè... Io alla Lega invece, perché una certa mi hanno iniziato a dire non ti dico nulla ma corre, che mi hai detto tutto perché è ovvio a sto punto, no? Sì. Non mi dire nulla ma corri. Mi da hai me detto non si tutto. Capiva un cazzo, perché da me c'era soltanto uno spam di no, perché cioè tu non hai usato 5 ricariche. Mamma mia, allora il mio Swampert è tipo il contrario tuo, nel senso che abbiamo un succosissimo HP, un succosissimo IV in HP, mm-hmm. 23 in attacco, buoni. 14 in difesa, vabbè, 22 in special attack droppato, mm-hmm. Poi 9 in special defense e 6 in speed, è tipo l'antagonista tuo questo. Sì, è vero, io ho 7 in attacco. Vediamo, bello marcio, mamma mia, allora 26 in HP. Come il mio, uguale identico. 10 in attacco. Io 9. 4 in difesa. Io 11. 10 in special attack, 2 in special defense e 18 in speed. Minchia che vergogna. Addirittura... poco peggio del mio. Secondo me siamo bilanciati come merdaggine dei Pokémon. Sì. Siamo abbastanza bilanciati. Io mi sono preso la mia Pretty Chair. Dove si vede la Pretty Chair? Nelle basi segrete, non puoi neanche vederla. Che palle, neanche manca la soddisfazione. Anzi, no, adesso la voglio. Io comunque ho un Seedot. Adesso faccio la base segreta. Guarda, io ti dico, io ho un Seedot. No, ho venduto forza segreta, che pagliaccio. Posso andare a comprarla in realtà. Allora, io ti dico, io ho un Seedot che come IV ha 5-4-5-4-4-4. Wow. Cioè, è un campione. Già, ragazzi, ci avete ragione, la schermata. Ho messo la schermata di Pokémon Diamante, scusatemi. Allora, ci avete ragione, adesso andiamo a vedere la Pretty Chair. Se non sbaglio si può mettere anche in casa, non vorrei sbagliarmi. Perché in casa puoi piazzare qualcosa. Casa tua. Davvero? So che puoi mettere le bambole, però non so se puoi mettere la Pretty Chair. Adesso ci guardo. Non penso, sembra strano. Ma dove cazzo sta il tizio che vendeva le MT? Comunque, niente, alla fine, in realtà, tipo, concettualmente è un 13-9, quindi... tipo, teoricamente l'hai dominata. No, non me la farà mettere qua. Però, in realtà, secondo me, si è proprio decisa su due sfide che ci siamo... Che mi hai ninjato all'ultimissimo secondo. Non ho soldi. Allora. Aspetta, io ce l'ho ancora, forza segreta. Eccola qua. Ah, dicono che il sito scambiato c'ha le IV basse fisso. Ah, è vero, può essere, ci sta. Può essere? Sa perché sta stronzata poi, cioè, poveraccio.
Poverino, infatti, diceva, perché? Non è un sito, è un programma Stellina. Che si chiama PKX. Grazie, vabbè, Paco del Prime. Queste golose ultra. Raxor del Prime. Io stavo cercando anche di fare quelli. L'hai trovato pure? Mamma, sì, ma ci ho messo tipo 80 incontri. E Ralz ce ne ho messi un'epopea. E l'altro chi cazzo era? Mi ricordo neanche più. No, Bagon. Bagon ci ho messo un botto di Pokéball. Considerato che aveva un catch rate basso. Vabbè, io ho usato 110 Pokéball su. Cioè, Ultra Ball su Rayquaza. Quindi, che statisticamente ci sta, perché dovrebbe essere tipo poco meno dell'1% il catch rate. Sì, ci sta, però alcune volte si addormentava per riposo che passava da 0,8 a 1,5. Quello ho provato anch'io a farlo ogni tanto, sì. Alberello per grazie Izzale, grazie Whisky, Commi, Carnio, Frank, grazie i sub ragazzi, usate i vostri sub, forza. L'altro Volbit, ma Volbit alla fine non ci ho rinunciato a una certa. Idem. Scoraggiato, ho detto vabbè raga, non ha più senso, proviamo a fare delle altre sfide, prendiamoci un po' di banderuole. Vediamo un po' la bella ma fa cagare, è un quadrato blu. Non ci che credo. Schifo. Ma è orribile. È davvero così brutta? Guarda, mettila. Sto cercando di fare una base segreta, sto cercando letteralmente un albero buono. Cioè, guardate, c'è 6.000 passi per questo. Poi sembra una televisione, non sembra una sedia. Sembra letteralmente una televisione, non sto scherzando. Mi raccomando, ecco. Ragazzi, sono seduto sui miei 6.000 passi sulla cenere. Quella di Lichè è meglio. Io tra l'altro ho fatto tutta la cenere con orsi preso in scambio, perché poi per finire il Dex cosa ho fatto? Ma io giustamente ti dirò, forse non basta l'MT per fare la base segreta. Forse devo anche insegnarla. Sì, di solito. Incredibile quanto. Cioè, non oso immaginare invece il tavolo quanto sia bello. Il tavolo è 8.000. Sì, immagina quanto. Appena vedi la sedia, ti rendi conto, dici che ho buttato via mezz'ora il mio tempo sulla cenere per questo. Capiamo. Decora. Cioè, tra l'altro, c'ho solo quella. Sì. Io c'ho la tenda. Ma stai scherzando? È una TV, dimmi che non è una TV. Mi sembra. Ma raga, ma. La cazzo di televisione blu. Ma come? Cioè, immagina un bambino che sta. Sì, immagina. Aspettavo almeno uno schienale. Almeno uno schienale. No, ma è uno sgabello da campeggio, tipo. Cioè, immaginatevi un bambino che si mette lì a fare avanti e dietro con 50 repellenti. Sulla cenere. Ho finalmente la bella sedia, così posso abbellire la mia base segreta. Niente, ti dà quel what quadrato. What the fuck, blu, ragazzi? Che schifo. Comunque, guarda, allora. Io ti stavo dicendo che. Mm-hmm. Secondo me. Come si va al parco Lotta? Devi prendere una nave prima da Selcepoli e ad Alghepoli. E dopo averla presa da lì, devi ritornare in uno dei due posti e andare al parco Lotta. Però devi aver preso la nave almeno una volta. Così lo sblocco. Perché magari ci faccio qualcosa in live poi sul parco Lotta che. Ci sta. Da quando sono piccolo che volevo completarlo. Eccola qua. Ah, guarda, buon divertimento. Io ci sono stato un bel po' di tempo lì. Ma io mi diverto con queste troiate. Lo so. Comunque, allora, io avrei da ridire su un paio di tue tattiche che hai fatto più che altro all'inizio. Intanto metti in pausa il timer che qua, ecco. Ah, ma c'è tutta sta parte qua della nave proprio, minchia. Sì. Che smarrona. Sì. Allora, no, un paio di cose che non ho capito. Per esempio, tu all'inizio eri in vantaggio rispetto a me. Diciamo, sì. Quando hai deciso di andare, quando hai deciso di fare la quarta palestra e poi andare da... dal fossile. Tu avevi uno Slugma. Sì. Tu mi avresti schiuso l'uovo in faccia perché io non ce l'avevo. Anche se sei arrivato tipo poco dopo di me, perché di mezzo al tempo di ovulazione quella cosa lì. Allora, sicuro me l'hanno fatto notare. Io ho catturato Slugma e il problema è che io non mi sono focussato sull'uovo perché io ho pensato faccio le altre cose e vado avanti. Sì. Con l'uovo e Slugma in squadra. Se lui perde tempo a schiudere l'uovo io ho guadagnato. Se non perde tempo, schiudo l'uovo. È stato un gioco con le probabilità. Sì, ci poteva anche stare. Infatti, ho detto. Infatti, dopo, quando ho fatto la palestra, io ho tirato dritto mentre tu sei andato a prendere il ovulazione. Sì, vabbè, vaffanculo, l'ha schiusa. Toh. Che cazzo, ne so, ho fatto l'itis comunque. Da noi non facevo. Da noi non studiavamo le uova. Comunque, a parte quello.
Io infatti io ho skippato la parte dopo perché sapevo che tu saresti stato al fossile, che ti ha fatto perdere un sacco di tempo, tra parentesi, quel fossile. Però vabbè. Eh beh, guarda, mi ha fatto perdere tempo anche la torre che non è spawnata subito, ti dirò. È vero che mi ha fatto perdere tempo, però il mio ragionamento è stato per l'appunto mi porto dietro l'uovo, né, mentre sono passi per l'uovo. Se proprio devo farli, li faccio così, capito? Sì, ho capito. Io sto pensando a, cos'è che nella prima live ti ha fatto perdere così tanto tempo, a parte il cemento. A parte quello. Beh, ma secondo me c'è in meco, fra, perché eravamo... Ma eravamo 4-1 allora, a un certo punto, riguardato il game. Eravamo 4-1. E tu hai fatto... Eravamo 3-1, siamo stati 4-1. Oh, eravamo 3-1. Tu hai fatto subito la pista ciclabile. Sì. E me l'hai ninjata. Ah, perché volevi farla tu? Io avevo intenzione di farla, però non l'avevo ancora iniziata. Ah, ok. Perché di battere tutti gli allenatori. Invece pensavo di aver fatto una cazzata io, pensate. Ero in panico, dicevo... ninjata subito. E poi il momento in cui ho iniziato a soffrire molto è stato Ciclanova, perché io ho fatto io ho perso tutto il tempo a Nosepass, ne ho perso un sacco. Mm. E poi comunque quando siamo arrivati da Chaimeco, nonostante tutto io ero 7-6, qui tu con Ciclanova me l'avevi recuperata subito e io contavo molto su Ciclanova. Poi mi hai ninjato Chaimeco 7-7, a quel punto tutto il mio vantaggio si è spento perché io non ho allenato nessun altro Pokémon. Quello ho voluto dire. Però nell'ottica di sono molto in vantaggio di tempo, quindi se ci perdo ci recupero. Mi hai mangiato 20 minuti abbondanti su Chaimeco. Sì. Mi hai pareggiato e quindi poi ti sei potuto fare lo scanner in tutta tranquillità. Tant'è che io lo scanner ho detto sicuro lo sta facendo lui, non ci penso nemmeno a farlo. Hai fatto bene anche perché era la cosa più veloce da fare dopo la settima palestra. Chaimeco, effettivamente il timer potevo stopparlo, cioè anche vabbè. Sì. Secondo me, Chaimeco è stato molto game changer perché io avevo basato molta della mia strategia sul vantaggio di tempistica. Sì. Lì me l'hai mangiata con un colpo di spugna e poi ho sempre sofferto. Poi ho provato il colpo di spugna lì con Rayquaza, che ti ripeto, io ho fatto Begon, eravamo 7-7 da Rayquaza, poi eravamo 8-7. Se avessi fatto la Lega, probabilmente avrei vinto anche la Quizzoteca o comunque ce l'avrei fatta. E lì me la giocavo, magari l'avrei persa. Non te lo comunque. So dire, per un semplice fatto che alla fine tu hai finito dopo di me di circa, letteralmente, non sto scherzando, 20 secondi dopo di me. No, la non Lega, tanto. La Lega, 20 secondi lo so. È finita dopo di me. Quindi se allora, fosse stato, okay. Se mi avessi battuto di quei 20 secondi io ti avrei recuperato la Quizzoteca. Però sarebbe stato 8-8, capito? Sì, certo, ovviamente sarebbe stato. Sarebbe stato 8-8 con una challenge di Latios che tu avevi già la parte ma che ti avrebbe rubato tempo. E me la sarei giocata invece. Cioè a quest'ora diciamo che saremmo lì a sfidarci sul Fiocco Master, ecco. Secondo me, cioè, non dico che l'avrei vinta al 100% perché alla fine ce la siamo... A parte l'inizio dove ho fatto valere molto... Cioè, all'inizio mi stai distruggendo, io pensavo che di aver perso tutta la challenge, ho detto questo va... No, perché poi dopo tu hai fatto un paio di giocate che mi hanno... Cioè, tolto Chaimeco, a parte quello, però... la pista ciclabile l'hai recuperata e l'hai messa lì subito in piedi. Poi dopo l'uovo sul fosso. Anche poi... Sidot è stato, secondo me, tra i varie cose... Come l'hai preso Sidot? Con Ralts. Tanto è 4% Ralts, 1% Sidot. Quanto ci hai messo per Ralts? Io ci avrò messo 15 minuti. No, io non così tanto, ci avrò messo 5. Io ci ho messo 15... no, io ci ho messo molto di più. Allora, io ti dico come è stata più nella mia run. All'inizio ho preso il cazzo tutto il tempo, non sapevo cosa fare, mi hai praticamente distrutto. Fino a quando non ho fatto la pista ciclabile, che un po' mi ha riportato, diciamo, esatto. È stato il punto della bandiera quello lì. Soprattutto, poi, io ho recuperato del tempo, più che altro sapevo perché lì, bene o male, c'era ancora un po' la politica dello spoiler in chat. Sapevo che tu avevi perso più volte di me su contro Vera. Perché io avevo fatto la mossa che ho perso un po' di tempo e con Gulpin l'ho spaccata, Vera. Guarda, ti posso dire che io non l'ho trovato? Cioè, l'ho trovato. No, alla fine l'ho trovato Gulpin forse. Però l'ho trovato dopo un attimo. Io ho preso Gulpin e con Gulpin ho vinto. Qui sono andato avanti, vabbè, terza palestra volata come il pane. Certo. E poi, aspetta. Io ti ho claimato autodistruzione 4-2. Come 4-2? No, era ancora 4... lì mi sa che era 4-1, perché io quel cazzo no, tu hai claimato la pista ciclabile. Sì. E? Nient'altro, non poteva esserci nient'altro, ma secondo me 4-1. O 3-1. Tu avevi la prima palestra, io ho fatto prima palestra, tendone, autodistruzione era 3-1, sì. Non mi ricordo, chat, qualcuno si ricorda? Sì, autodistruzione era 3-1, per forza. Questa lì, allora, autodistruzione, la prima palestra me l'hai clamata che ero contro Nosepass. E il tendone a Selcepoli me l'hai clamato che ero dentro al tendone.
E okay. Autodistruzione me l'hai claimato che avevo, che stavo già livellando Coughing. Ok. Quindi le tu me le hai ninjate tutte. Non ti rendi conto del fatto che tu me le hai ninjate tutte? Penso che. La mia lore è stata. La mia idea è stata cercare di vincere sulla speedrun, capito? Ok. La mia idea era quella di mangiarti tutte queste per acquisire tempo più avanti. Perché sapevo che la mia strategia era un po' autodistruttiva andando avanti. Perché più avanti avrei avuto delle difficoltà a giocare. Certo. Così. Però ho pensato, se gli mangio il tempo, poi ci rimane. Poi. Cioè, anche se lui magari mi recupera sul finale. Sei più avanti, però certo. T'ho detto, sai perché ho fatto questa strategia? La verità è questa, perché io sapevo che tu conoscevi meglio il gioco. Mm-hmm. Quindi se stavo lì a pensare su gli scambi, infatti alla fine poi mi hai demolito. Se stavo lì a pensare sugli scambi, la quizzoteca, lì era il tuo campo. Mentre magari sul campo del battling, dell'andare veloci nella run, magari mi difendevo bene, infatti è andata bene. Ma infatti è andata infatti molto bene, ci sono un paio di detto, cose... L'ho detto, fino a Chaimeco, io... Se avessi preso Chaimeco lì, eravamo 8-6, no, eravamo, scusami, 7-5, credo. Eravamo 7-5 fino a Chaimeco, o forse 6-4. No, tu eri a 6, non eri stato a 7. No, allora, Giova, tu, dopo che siamo arrivati a 3-1, io avevo fatto Wynout, quindi 3-2. Sì. Poi è stato lì che tu hai perso un sacco di tempo col fossile e sei arrivato 4-2. Sì. Tempo che tu hai fatto 4-2... Per un po' di tempo non hai fatto più niente. Io ho fatto il Seedot. Io ho fatto l'MT. L'ho messo in saccoccia. Tu hai fatto l'MT ed eravamo 5-3. Ciclanova 5-4. Dopodiché che io ho fatto Ciclanova. Tu hai fatto credo il tendone. Ho fatto il tendone a Brunifera. Prima ho fatto il tendone a Mentania e ho perso l'ultimo allenatore. Ok. Proprio io non dovevo farlo il tendone a Mentania. L'ho provato e ho perso tutte le volte l'ultimo allenatore. Poi sono andato a Brunifoglia, perché io volevo fare Brunifoglia, mi sono sbagliato a entrare in quello a Mentania. Infatti ho detto, cazzo, se mi chiama Brunifoglia, perché poi Brunifoglia è una cazzata, non so se l'hai provato, è una cazzata quello Brunifoglia. È quello lì tipo Dogiolotta, dove tu hai 3 turni per battere l'avversario. Ho vinto, non l'ho perché provato. C'erano un po' che ho merdosi. E ho fatto quello. Poi ho preso Seedot, abbastanza facilmente, e dopodiché... E ora siamo 5-5, io però ne ho pisciata una, allora, cos'è che non ho fatto di tutto questo, raga? Ah, autodistruzione, non ho tu hai fatto Pokémon. No, tu hai catturato quelli del Bosco Petalo. Bravissimo, eravamo 6-5 prima di Chaimeco. Esatto. Poi io ti ho preso che se avessi preso se avessi preso Chaimeco eravamo 7. Tu hai preso Chaimeco. Se io avessi preso, questa è per spiegarti la mia logica, certo, della run. Se io avessi preso Chaimeco eravamo 7-5. Certo. Avevo un vantaggio di 2 sfide. Potevo permettermi anche di perdere con te le patte. Tu massimo facevi lo scanner. Sì. 7-6. Facendo Chaimeco tu mi hai mangiato il tempo, io ho perso tutto il vantaggio di prima, alla fine si è finiti 7-6 per te. E da lì è stato un casino, io poi ho giocato l'all-in sulla Lega per recuperare, ho fallito, allora lì a quel punto. Stato... Capito, poi però la mia logica è stata guadagnare del tempo, ho avuto, per questo che ti dico, secondo me determinante è stato quel Chaimeco lì, perché altrimenti non mettevo in conto di vincere, perché sapevo che mi avresti recuperato, però non finiva a 3-19. Quello no. Però è stata una strategia che poi con un colpo di spugna, come tutte le strategie, queste cose, con un colpo di spugna basta la fortuna che pende da un lato, ma ci sta, è Pokémon, voglio dire. Guarda, io ti dico che all'inizio la prima palestra te l'ho regalata sfidando un'allenatrice che non dovevo sfidare. Quella l'ho affrontata anch'io, però l'ho battuta subito. Perché tu avevi pistolacqua, mi hanno detto a chat, io non l'avevo, ma sono andato lì, sono andato davanti allo Zigzagoon, avevo pochi HP per sbaglio. L'ho curato, ma ha fatto ruggito. Ho iniziato a fare azione, non gli faccio più danno. E lì è intatto. È arrivato, sì, lì è proprio, ma non sto scherzando, 3 minuti avrà perso almeno. Ho fatto azione, vita rossa, ricarica tot. Io con azione faccio 2 HP di danno, perché mi aveva fatto 6 ruggito. È stato un trauma. Al punto ho detto, mi faccio ammazzare. No, aspetta, non ho fatto poi il centro a Pokémon. Quant'era chiamata la prima palestra speedrunnata da entrambi? Assolutamente. Vabbè, quello per ovvio. Forza, però, cioè... Ti giuro, se non fosse stato per quell'allenatrice del cazzo, io ce l'avrei fatta. Tu c'avevi pistolacqua, quindi l'hai distrutto in 2 colpi. Invece ci ho messo 3 minuti di azione. È stato un trauma lì. Infatti ero distrutto mentalmente. Dai, però è stato bello. Secondo me, io ero convinto che tu avresti fatto molta fatica con Tele Pat, perché, diciamo... Anch'io ero convinto che avrei fatto molta fatica con Tele Pat. Però è una cosa che, tutto sommato... Allora, punto primo. Su Telepath ci sono 2 motivazioni. Punto primo, io lo sapevo che non sarebbe stato facile, però contavo sull'arrivare da Telepath in vantaggio considerevole di almeno 2 sfide. Mm-hmm.
Punto secondo. Regà, tra l'altro per la mia chat ho provato già a regalare, ho riprovato a regalare le 10 sub che dovevo regalare e non riesco a pagarvele, mi dispiace. Prima o poi riuscirò a regalarvi quelle 20 sub che vi devo. Secondo, oggettivamente non me li ricordavo così forte. No, considera che non giocavo a Smeraldo, Telepath sono la mia nemesi, mi hanno fatto perdere una Nuzlocke, non pensavo fossero così forti, ho perso del tempo. Fortissimi. Però ho capito, era una sconfitta nella mia testa calcolata, se, e per questo che quando mi hai tolto Ceimeco mi hai rotto il mindset e l'hai ribaltata proprio. Perché nella mia testa c'era di arrivare a Telepath e di soffrire, probabilmente tu magari ci avresti fatta meglio perché avresti allenato dei Pokémon. Mm-hmm. Lì, vabbè. Lì infatti la cosa che ho fatto è, appena ho preso condivisione esperienza, subito ad un altro Pokémon per allenarlo. Perché te hai fatto bene. Quando arriva il cast form, tu gli devi dare condivisione esperienza e portarlo a Telepath. E infatti lì ma ha voluto dire un sacco la differenza, perché vedi cast form che ti regge, ti fa pioggia danza e quant'altro. Poi avevo allenato anche un Breloom che comunque contro il team Hydro, cioè aveva pugno rapido, 10 livelli sotto, shottava chiunque. Sì, beh, e aveva Technician? Non penso esista proprio in questa gen. È di quarta Technician? Tecnico, sai? Spargi Spora. Comunque penso non sia di terza tecnico. Capiamo. Qualcuno in chat lo vuole scrivere? No, faccio una ricerca veloce io. Quarta generazione, sì. Immaginavo. Vedi quando ti dico che la terza la conosco più o meno. Breloom Technician c'è già. Sì, Breloom Technician. Poi vedrai al parco lot, non c'è un cazzo, non ci sono oggetti qua in quarta gen, hanno introdotto tantissime ci cose, sì, lo so, infatti sarà interessante affrontare il meta di terza. Sì, pensa, non esistono Pokémon a parte Groudon che mettano sole di abilità, nessuno. Soltanto Groudon. Torco la siccità? No, non c'è nessuno. Pensa, nessuno, ma neanche quello che mette la rain, nessuno. Soltanto Kyogre. Neanche Drizzle. Effettivamente Drizzle Pelipper non c'è. Drizzle lo sapevo. Fino a lì. Però sì, alla fine la mia tecnica è stata abbastanza. Grazie su Loki per i 4 suicida, mesi. Suicida, fra tante virgolette, carissimo. Di andare solo con Swampert. Vabbè. Però ci sta, alla fine mi sono divertito. Poi per essere la prima volta che provavo a fare una speedrun, ti dicevo, cazzo, cioè, allora, mi hanno detto che il record è 2 ore e mezza, in effetti, non 3 ore. Sì. Però, guarda che, alla fine, io la Lega l'ho fatta 7 ore e mezza, che ci siamo messi a farmare le peggio stronzate. Sì. Secondo me, con un po' di allenamento in speedrun, non ti dico 2 ore e mezza, ti dico manco 3 ore. Però, secondo me, 4 ore... Ma sì, 4 è fattibile, 4 è fattibile. Il fatto che bisogna, cioè, ci vuole allenamento, io non ne ho voglia. Sarebbe divertente magari tipo se io una volta al mese provassi a fare una run di Smeraldo per vedere cosa riesco a fare in speedrun. Se la fai una volta al mese non penso tu riesca a far molto. Dici che non miglioro? Secondo me no. Più che altro perché se fai Smeraldo, già non riesci a pronunciare Bosco Petalo, momenti dici Bosco Smeraldo, figurati se riesci ad imparare un gioco facendo una speedrun al mese. Cioè le speedrun vanno allenate, più che altro perché se poi tu giochi una cosa, fai una volta al mese, poi giochi a tanti altri giochi Pokémon, tu ti confondi, cioè è quello lì. Sai alla via vittoria quando faccio, il pattern è così, è come la quarta generazione, e invece track, inculato, challenge persa. Ma tu non hai idea, io per esempio non farei mai, come si chiama, Radical Red, perché non conosco letteralmente nulla, quasi nulla dopo la terza gen. Però lì è tutto ottava. Io invece in terza gen conosco tutto, qualsiasi cosa. Infatti, cioè per me è impensabile che Dragartigli sia fisica, capito? Cioè la mia testa. Vedi, no, figurati se io invece per me. Guarda che continua a stoppare l'audio del gioco. Io invece, il mio cervello, nonostante tutto, nonostante io sappia benissimo che in terza generazione le mosse sono fisiche speciali a seconda del timing, io tiravo colpo di fango ed era speciale, tiravo terremoto, era fisica. Poi dopo ci arrivavo che non era così, però il mio cervello diceva, vai, colpo di fango, speciale. Ah no, fisica, ho fatto una cazzata, ragazzi. Ci sta. Sì, sì. Ci sta, ci sta. Ah beh, comunque alla fine, dai. Ma infatti sono un sacco di Pokémon inutili. Non so te, ma la gente in chat era più competitiva di me, che io ero molto, ragazzi, Shala, non ci stiamo giocando la famiglia.
la gente in chat diceva no, ma aspetta, ma se tu fai questo, guarda che poi Fieric fa quello. E allora a quel punto ero sul tipo 11-7 e dicevo, ragazzi, vabbè, cioè... Ad a me non consigliano perché, cioè, sono io che gli ho insegnato come funziona Pokémon Smeraldo alla mia chat, quindi... Invece da me, probabilmente in chat c'è gente che ne sa di più di sto gioco di me. Sì, sì. Perché io oltre a giocare mezzo competitive non... Però se mi battevi su Rayquaza era finita per me. Mi sarei arreso. Cazzo. Ho detto alla chat, se mi batte su Rayquaza... Io un'ora... Capito, appunto, se lì mi viene la botta di culo, lì la strategia era era intelligente. Alla fine mi son detto, no? Ma se a lui è capitato per Chaimeko, perché non a me? Se te lo rubavo lì, io mi portavo sul 8-7 in vantaggio. Potenzialmente, certo, ti avrei costretto a rimanere lì su Rayquaza o a catturarlo con la Master Ball, a regalarmi di fatto Latios. Purtroppo non è andata. Però se fosse andata sarebbe stato content e l'avrei svoltata. E non è andata. Sarebbe stata la svolta. Capito, in questa seconda live partivo in svantaggio, quindi se non rischio non ha senso, perdo. Ci stava. Giova, vado a mangiare, a riposare la gola. È stata una bellissima sfida. È stato molto più... La riproporremo se ci capita. Molto più eccitante di quanto mi aspettassi, devo dire. Ma pure io. Ma io infatti sono in live da 5 ore e mezza e chi cazzo se ne è accorto? La mia gola se ne è accorta. Io voglio andare a riposarmi adesso. Faccio un tè. Io ormai sono un highlander di queste live. Bene. Ragazzi della mia chat, oggi vi comunico pizza di Youssef, perché non ho voglia di cucinare. Oddio, potrebbe essere... invece mi sa che... Qua sarebbe roba proteica per me, quindi... No, pizza di Youssef. Pizza di Youssef, avrei anche vinto la challenge, ma quest'oggi a cena vinco io. Niente. Sempre tu che mangi bene, io che mangio male, morirò 60... No, aspetta, magari un po' eccessivo. Speriamo un po' di più, dai, 65 almeno. 65 almeno, esatto. Va bene. Dai. Ciao Joe, dai. Bye, ciao a tutta la ciao, vostra chat. Ciao Rick. Ciao ragazzi. E qui si conclude la sfida, ragazzi. Devo dire, commento finale. Allora, io purtroppo non la mangerò la pizza di Youssef stasera. E quanto parla che... infatti, io stavo... Ma più che altro, Benito, sto zitto perché ho mal di gola, sennò parlavo un po' di più anch'io. Spero vi sia piaciuta questa challenge. So che molti di voi non sanno neanche che cazzo di gioco sia questo, lo noto dalla chat. Magari adesso no, sono rimasti più fedeli, però di base diciamo che effettivamente, vedendo i messaggi in chat, mi sembra quasi che non se ne sappia molto, ma va bene così. Alla fine dei conti, come avevamo previsto, ma ce l'avevamo detti fin dall'inizio, sapevamo benissimo, prima ancora di iniziare la challenge, ne parlavamo proprio a tavola, eravamo andati a mangiare ad un ristorante giapponese insieme e ne avevamo parlato a tavole. Eravamo consapevoli che lui fosse molto più bravo manualmente a livello di challenge, perché lui gioca solo a Pokémon qua, cioè il 90% del suo canale è Pokémon, ha fatto 1000 challenge, quindi si sa muovere molto più velocemente di me. Però alla fine, ragazzi, la mia knowledge ha prevalso. Al di là del culo su Chaimeko, per carità. I miei occhiali. Kaia, grazie al Prime, benvenuto Kaia, benvenuto. Al di là della sfida di Chaimeko, però, la prima battaglia su Vera, gli ho dato un po' di scarto, e soprattutto il cast form mi ha aiutato nelle lotte in doppio, soprattutto nella settima palestra, l'esperienza ha battuto lì, perché lui ha fatto... Io sapevo che giocando solo di Swampert avrei avuto molta difficoltà nella settima palestra. È una lotta in doppio, ti serve qualcun altro, oltre ad aver allenato anche Breloom, che abbiamo visto, grazie intanto Kaia per il Prime, gentilissima, abbiamo visto che no, non sono gay, non ancora recompro, abbiamo visto che comunque anche il tirare su Breloom con il condivisore esperienza, è vero, ti fa perdere quei secondi, perché comunque tutte le volte che sconfiggi un Pokémon c'è il testo che ti dice che anche lui ha preso l'exp, e poi impara le mosse e poi si evolve, quindi sicuramente ha fatto perdere dei secondi, se non addirittura qualche minuto, Breloom. Però alla fine dei conti abbiamo visto che quanto tempo ci ha fatto risparmiare. La battaglia contro Vera dopo il palazzo del meteo me l'ha vinta Breloom alla fine, perché Swampert aveva letteralmente perso contro Grovyle. Se non avesse avuto Breloom avrei perso.
Cos'è questa storia del gay nuovo meme dopo quello della schiena? Ah, evidentemente. Evidentemente sì, eh. Dopo come sta la schiena. Ma Fribenito, ma guarda, è andata. Cioè, più o meno la mia live è così, Fribenito. Passa il meme, cioè. Sono sempre i meme. Grazie, ciao, Christian. Ciao, ti voglio bene. Grazie, 2 mesi, Christian. Bentornato, bro. Bentornato. E niente, ragazzi. Quindi, questo qua, chi ha vinto? Ho vinto io. 13-9 finita. 13-9. Grande Kaia, ma lo spero anch'io. Tranquillo, not the bench. Usciranno i video su Fieric Live con un po' di pazienza. Vai tranquillo. Ragazzi, io spero vi siate divertiti. È stata veramente bella questa sfida. Davvero mi è piaciuto. Ho sentito comunque, nonostante la mia poca esperienza del muovere, mi ha fatto un miliardo di errori. Ho combattuto un sacco di allenatori che non dovevo combattere. Mi stava asfaltando all'inizio. Cioè, lui si muoveva molto meglio di me. Però sono stato contento perché alla fine... Cioè, l'idea che io, streamer non di Pokémon, che ho fatto letteralmente 2 challenge una volta di morte di Papa, sono riuscito a battere una persona che comunque ci vive di questo, ho fatto sentire bene. L'esperienza, ragazzi, ha funzionato. Perché sotto il canale il robo del gay? Perché Recon Pro, perché se qualche gay venisse a venire in live, magari leggendo quel tag, non lo so, magari più interessato a rimanere, magari... potrebbe sentirsi più a suo agio, dice, uno streamer con il tag LGBT, anche se non è gay, mi sento meglio. Sente più a suo agio, magari, grazie a quel tag. Poi magari c'è gente che apre la mia live soltanto per sapere se sono gay. 200 IQ. È inclusivo anche, esatto, è inclusivo anche per chi viene dal Congo, perché c'è il tag del Congo. Perché non mi chiedete se sono congonese? Insomma. O se sono un pescatore? Non me lo chiedete? E i furri? D'ora in poi, ragazzi, allora facciamo una cosa. La prossima volta metto il tag furri come primo. Metto il tag furri come primo e LGBT come ultimo. Vediamo quanta gente chiederà. Fieri, ma ti piacciono i furri? Congonese, cristiano, amante dei furri, pescatore e gay. Giusto. Non sono un pescatore, ragazzi. Beh, ho pescato un Magikarp però prima. Va bene, ragazzi, dai, vi saluto, davvero. Vado, sono distrutto. Ci becchiamo domani. Domani è mercoledì. Domani sera, perché domattina ho la fisioterapia. Quindi vi farò finalmente vedere come... Sapere come Fribenito va con la schiena. X100. Non dimentichiamoci, grazie, dei Benito, balli da sala e la falegnameria. Ma quello era prima, Benito, quello era prima. Grazie mille, caro Ibiza. Grazie mille. Si vede che sei napoletano, per questo non ti chiamo del Congo, beh, giusto. Va bene. Sei cristiano? Sì, Ronaldo. Ciao, belli, non raido nessuno perché non ho voglia di cercare gente. Dai, ci becchiamo domani sera, ragazzi. Vi farò anche sapere come va con la famosa schiena. Buon appetito a tutti, ragazzi. Buona cena. Ciao!